Salve, sono Roberto Antonini, un giornalista dell'agenzia di Stampa Dire. Benvenuti a Biodiversità, siamo parte della soluzione, un evento organizzato da ISPRA SNPA in vista della giornata mondiale della biodiversità che cade sabato 22 maggio. ISPRA, quindi l'Istituto Superiore di Protezione e Ricerca Ambientale, SNPA, il Sistema Nazionale a Rete delle Agenzie di Protezione dell'Ambiente. Un evento nel quale cerchiamo di introdurre quelli che saranno i temi e anche la situazione per questa edizione della giornata mondiale, considerando che dalla sua nascita, diciamo dalla Convenzione della Biodiversità del 92, l'anno prossimo saranno 30 anni, quindi ci avviamo anche a una fase di verifica e di rilancio dell'azione per la tutela della biodiversità. Siamo qui a parlarne con Stefano Laporta, il presidente dell'ISPRA. Dunque, presidente, il tema scelto quest'anno dalle Nazioni Unite è appunto, biodiversità, siamo parte della soluzione. Parafrasando il motto dello scorso anno che diceva le soluzioni sono nella natura. Noi siamo nella natura. Lei come si sente? Si sente parte della soluzione dal suo punto di vista, dalla sua tolda di comando? Buongiorno a tutti, intanto grazie al nostro moderatore, grazie a tutti coloro e benvenuti a tutti coloro che ci stanno ascoltando e vedendo. È una giornata particolarmente importante quest'anno, sia perché cade in un momento particolare della nostra vita e mi auguro anche proprio in vista della ripresa che dovrà avere la biodiversità anche al centro, di ogni inevitabile discorso di ripartenza e ripresa del paese. Ma è molto importante perché ciascuno di noi di fatto è un portatore di biodiversità, è un esemplare di questa biodiversità, rappresenta la ricchezza e la necessità allo stesso tempo di conservare questo valore. Allora, il titolo che è stato scelto quest'anno dalle Nazioni Unite è un titolo che mi piace molto, è particolarmente affascinante perché ci richiama, tra l'altro, alla responsabilità collettiva ed individuale, che sarà uno dei cardini su cui dovremmo misurare le nostre attività nel prossimo futuro. E per quanto mi riguarda, questo motto è particolarmente interessante perché raccoglie in qualche modo le mie due dimensioni, quella privata di cittadino, ma anche di genitore, di padre, e quella poi diciamo pubblica, legata al mio incarico, quella istituzionale di Presidente dell'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale, di Presidente del Sistema Nazionale a Rete per la Protezione dell'Ambiente. Un sistema e un istituto che fanno della tutela dell'ambiente e della biodiversità, unita a un altro concetto che è quello di restauro, che è un concetto molto importante della biodiversità, fanno di questi due concetti un asse portante dell'attività dell'ISPRA e del sistema. E quando parliamo di protezione, di restauro, di biodiversità, non dobbiamo pensare solo alla biodiversità terrestre, ma tanto per dare un'idea della complessità del tema e anche della sfida che ci attende, dobbiamo pensare a quella dei laghi, a quella dei fiumi, a quella delle aree umide, delle coste, insomma, tutto un asset, una parte di attività, non la sola, che però è particolarmente importante non solo per il supporto che vogliamo e dobbiamo dare al decisore politico, primo fra tutti il Ministero per la Transizione Ecologica, ma anche a tutti gli altri stakeholder istituzionali e privati per l'attuazione poi delle politiche, delle strategie, dei programmi e delle attività. Ora, queste due dimensioni, quella privata e quella pubblica a cui ho fatto riferimento, certamente non sono poi separate, ma finiscono col confluire tutti i giorni nella mia dimensione privata e nella mia dimensione pubblica. Però mi danno la consapevolezza che entrambe queste dimensioni sono determinanti per fare in qualche modo la differenza. Tutti noi siamo chiamati in questa fase a fare la differenza e quindi a occuparci di questo tema, per poter cercare di dare il nostro contributo all'individuazione e all'attuazione delle soluzioni che dobbiamo porre in essere per impedire quello che sta accadendo, cioè la perdita di biodiversità, il declino della biodiversità o, come dicono gli scienziati, per far fronte alla crisi delle estinzioni. E vorrei partire brevemente proprio dai dati, da quello che ci dice la scienza, da quello che ci dicono i ricercatori e gli scienziati, dai nostri rapporti, dai nostri studi di valutazione. E ogni giorno, o quasi ogni giorno, lasciatemi dire purtroppo, i media ci riportano e rilanciano i risultati di indagini, di studi, di valutazioni che
in qualche modo testimoniano, danno conto e lanciano anche gli allarmi sul declino della biodiversità. Ecco, la scienza afferma che siamo in una fase delicata, siamo nel mezzo della sesta grande estinzione di massa, dopo quella che 65 milioni di anni fa ha portato all'estinzione dei dinosauri. Quindi questo ci dovrebbe già dare l'idea della situazione e anche dell'urgenza di intervenire. Oltre 1 milione di specie, che sono un quarto di quelle conosciute, sono a rischio di estinzione. E noi sappiamo quali sono i fattori di pressione diretta, dalla distruzione degli habitat, all'inquinamento, al prelievo eccessivo di risorse naturali, ai cambiamenti climatici, anche all'eccessiva propagazione delle specie invasive, e sappiamo anche quali sono le cause indirette. Una che forse non viene sufficientemente ricordata è quella cosiddetta demografica. Noi abbiamo un tasso di crescita della popolazione che, continuando di questo passo, ci porterà a essere 10 miliardi, anzi porterà, io non penso di arrivarci, ma insomma, se ci dovessi per ventura arrivare, saremmo, farei parte di questi 10 miliardi stimati nel 2050, gli standard elevati di vita, anche l'utilizzo di tecnologie a forte impatto ambientale. Questo è un discorso che dobbiamo affrontare con grande realismo. È evidente che le tecnologie ci hanno consentito un miglioramento della nostra vita, della nostra qualità della vita, e che oggi più che mai si rendono anche necessarie per lo sviluppo dell'attività lavorativa di ciascuno di noi. Però non c'è dubbio che molte di queste tecnologie e anche le modalità di alimentazione di queste tecnologie sono poi fortemente impattanti, alcune di queste sono fortemente impattanti sull'ambiente e sulla biodiversità. Però al contempo sappiamo e siamo consapevoli di come la biodiversità sia forse il principale elemento di ricchezza delle popolazioni, del pianeta e di ciascuno di noi. Allora, di fronte a questa situazione, io credo che tutti noi ci dobbiamo chiedere che cosa posso fare come cittadino, come persona, e tutti noi dobbiamo essere consapevoli che il problema si risolve anche attraverso le azioni individuali e i comportamenti responsabili di ogni giorno. Adesso, grazie al contributo della comunità scientifica, noi sappiamo come ridurre le pressioni sulla natura, cosa dobbiamo fare per proteggerla, per ripristinarla. Sappiamo anche, lo stiamo vivendo in questi giorni, e io devo dire che c'è anche una buona consapevolezza nei settori produttivi ed economici del paese. Dicevo, sappiamo come tutti i settori produttivi debbano, nella previsione delle loro attività, integrare la dimensione ambientale, la dimensione della conservazione del valore della natura e della conservazione della natura proprio nelle loro attività e in tutti i settori produttivi ed economici della vita del paese. Allora, concludendo anche la risposta a questa domanda, io credo che la prima cosa da fare sia quella di essere costantemente e correttamente informati. Anche il seminario di oggi va in questo senso, anche l'azione dell'ISPRA e del Sistema Nazionale per la Protezione Ambientale vanno in questo senso, perché essere informati aiuta ad essere consapevoli e aiuta a comprendere che ciascuno di noi, come dice il titolo scelto dall'ONU, è parte della soluzione. Perché dobbiamo tutti sostenere questo cambiamento trasformazionale, questa è una nuova parola su cui poi magari tornerò successivamente, che gli scienziati indicano per come parole magiche in qualche modo, o parole significative più che magiche, perché non c'è niente di magico, per invertire la rotta e quindi arrestare il declino della biodiversità. Ecco, dica. Prego. No, volevo solo dire che, appunto, concludere che questa responsabilità, appunto, come presidente di ISPRA e del Sistema Nazionale per la Protezione Ambientale, diciamo, l'avverto in maniera particolare di poter essere in qualche modo parte della soluzione, e devo dare atto al lavoro, alla qualificazione professionale e alla passione dei colleghi che lavorano di ISPRA e del Sistema, devo dare atto di queste cose perché è attraverso questa attività di studio, di ricerca, che è anche integrata a livello nazionale, anche a livello europeo e internazionale, che possiamo avere questi dati e queste informazioni che ci aiutano nel percorso di supporto, ma anche nell'informazione verso tutti i cittadini. Sì, il vostro degli istituti di ricerca e degli scienziati è un apporto cruciale, fondamentale, perché, come ha detto giustamente lei,
se ne usciremo solo tutti insieme, lavorando e remando tutti dalla stessa parte, perché noi rischiamo di essere il nostro stesso asteroide, ecco, facendo la fine, si spera, non accadrà mai, dei dinosauri. Ma appunto, visto che si tratta di uno sforzo collettivo, di uno sforzo di tutti i settori della società e delle organizzazioni in cui è strutturata, di fronte a questa crisi gravissima, potenzialmente fatale, che stiamo attraversando, anche se lenta nello sviluppo, e questo forse abbassa un po' la consapevolezza, qual è la risposta che si sta dando a livello di comunità mondiale, ma anche a livello europeo? Quali sono le principali azioni? Cosa sta accadendo? Stiamo andando bene? Ah, qui dobbiamo essere molto pratici e anche molto realistici, perché diciamo il problema è noto a tutti. È nota anche l'urgenza di addivenire presto a soluzioni concrete, ma probabilmente ancora non in tutti, a tutti i livelli, è pienamente condivisa la responsabilità e l'urgenza di dover arrivare rapidamente a delle soluzioni e delle azioni concrete condivise. Il 2020, come probabilmente tutti noi sappiamo, doveva essere il cosiddetto superanno della biodiversità, lo aveva definito così proprio l'ONU. Poi purtroppo l'emergenza Covid ci ha travolto, ha sconvolto le nostre vite, ha anche determinato un profondo cambiamento nell'agenda politica mondiale, oltre a quella nazionale ed europea, e quindi in qualche modo la crisi della biodiversità, il tema dei cambiamenti climatici, un po' i temi ambientali, sono passati in qualche modo in secondo piano oppure sono stati affrontati in una relazione diretta con la situazione dell'emergenza pandemica. Poi c'è anche da dire che la situazione legata al Covid ha portato anche al rinvio di molti degli appuntamenti internazionali che erano stati programmati, schedulati, come si dice, traducendo impropriamente un termine inglese, lo scorso anno, proprio per cercare di arrivare a una condivisione internazionale sulle azioni da intraprendere per questo problema. La stessa COP15 che si doveva tenere l'anno scorso è stata posticipata sostanzialmente di 12 mesi e, se tutto va bene, si terrà in Cina alla fine del prossimo mese di ottobre. Quindi si stanno lentamente e faticosamente riprendendo i negoziati, in cui però dobbiamo dire che l'Italia e l'Europa hanno assunto e vogliono assumere ancora di più nel prossimo futuro una posizione di guida, di leadership, e si avverte l'esigenza, come dicevo, l'urgenza di un cambiamento fondamentale per fermare questa minaccia, che non è più solo una minaccia, ma una vera e propria crisi, un vero e proprio declino della biodiversità, e raggiungere in maniera, come dicevo, rapida e concreta, i tre obiettivi fondamentali della Convenzione sulla biodiversità, che poi è l'atto che regola a livello internazionale le azioni per la protezione della biodiversità stessa. Quindi la conservazione innanzitutto della biodiversità, un uso sostenibile delle sue componenti. Questo tema, questa parola sostenibilità, ricorre frequentemente in questi mesi anche nel dibattito pubblico e politico, perché è strettamente connessa al rilancio e alla ripartenza del paese, ma è una bella parola che va concretizzata. E poi c'è un obiettivo spesso dimenticato, ma il terzo obiettivo fondamentale della Convenzione sulla biodiversità, e cioè la giusta ed equa condivisione dei benefici che derivano dall'utilizzo delle risorse biologiche. Io su questo tema spendo necessariamente, vorrei dire una parola, cioè che la tutela dell'ambiente oggi è uno dei mezzi per diminuire anche le diseguaglianze sociali, per diminuire in qualche modo la povertà. La risorsa forse più preziosa che abbiamo e che avremo, che dovremo gestire saggiamente nel futuro, e non è, sì, è sì il pianeta, ma è soprattutto l'acqua, più che i carburanti di cui si parla tanto. Perché c'è un problema di questo tipo, se lo si connette a quello che ho detto prima rispetto per esempio all'andamento demografico, è di tutta evidenza come dovremmo saper gestire in maniera oculata questo bene che tante volte viene sprecato e di cui non apprezziamo fino in fondo il valore. Ecco, l'altro invece concetto, e mi avvio rapidamente alla conclusione, che è emerso con l'avvio di questo processo scientifico e negoziale intorno alla Convenzione sulla biodiversità e negoziati internazionali, è quello che dicevo prima, il cosiddetto cambiamento trasformativo. Perché è una trasformazione che necessita di un cambiamento, ma che richiede al tempo stesso una visione nuova e diversa del mondo, che in qualche modo superi le divisioni politiche, superi i vecchi steccati economici e culturali. E quindi
dobbiamo tutti contribuire a spostare una vecchia visione del mondo verso una visione nuova, per vedere cosa? Non più l'uomo come una specie a sé stante, come la specie predominante, come la specie padrona del nostro pianeta, ma come una parte, certamente importante, ma integrata ed integrante del tessuto vivente di un pianeta sano. E quindi dobbiamo in qualche modo comprendere ed aiutare questo, agevolare questo cambiamento di prospettiva da una visione forse troppo utilitaristica che ha influenzato le strategie fino a pochi anni fa che riguardavano la conservazione della natura. Basti pensare anche al motto che qualche anno fa, no, era quello che si usava per contraddistinguere questi appuntamenti e anche per contraddistinguere questo tema, che era Nature for People, cioè gestire la natura per massimizzare il valore complessivo della condizione umana, a questa nuova prospettiva in cui il motto nuovo che dovrà ispirare le nostre azioni sarà People and Nature, cioè insieme, persone, ambiente, quindi biodiversità, proprio per cercare di sottolineare l'importanza delle strutture, delle istituzioni culturali per lo sviluppo di interazioni sostenibili e resilienti tra società umane ed ambiente naturale. Ed è questo, in definitiva, quello che ci aspetta, anche per tornare al motto di questa giornata, cioè saper in qualche modo fare nostro e agevolare questo concetto fondamentale che ispira poi il cambiamento trasformativo globale che coinvolge tutta la società. Quindi allontanarsi rapidamente dall'attuale modello di produzione, sviluppo e consumo, saper comprendere e riconoscere punti di vista diversi, comprese anche le esigenze delle altre specie e delle anche le conoscenze indigene e locali, consentire quindi il dialogo e partenariati su basi diversi con la società civile, con le organizzazioni non governative, ovviamente tra istituzioni, tra amministrazioni, e accanto a queste anche delle interazioni sostenibili con il settore finanziario, industriale, commerciale, turistico, culturale, in un processo che alla fine deve essere partecipativo, deve essere inclusivo, deve appunto riguardare l'azione di tutti e la responsabilità di tutti, e che faccia crescere la responsabilità politica con la P maiuscola però del termine e l'urgenza di agire celermente per arrivare a vivere non più nella natura e sfruttando la natura, ma in armonia con la natura e con l'ambiente. Non è, diciamo, un'opzione facoltativa, ma i dati che ho cercato di illustrare prima e anche quelli che emergono dal dibattito scientifico non ci lasciano altra scelta, ma non è una scelta impossibile e soprattutto non è impossibile realizzarla. Ci dobbiamo lavorare tutti quanti insieme. Allora io mi auguro veramente che questa sia la giornata della biodiversità di tutti e che presto si arrivi a parlare di biodiversità come un bene tutelato e non più come un valore da continuare a tutelare e a difendere perché minacciato. Grazie. Grazie a lei, Presidente. Consapevolezza, informazione, partecipazione è un impegno che deve essere condiviso a vari livelli. In questo il vostro lavoro è prezioso, quindi io le auguro buon lavoro a lei e a tutta la squadra. Grazie, grazie a nome di tutta la squadra. Buon lavoro a voi e un saluto a tutti. Buongiorno, buongiorno e benvenuti a questo incontro organizzato dall'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale in occasione della Giornata Mondiale della Biodiversità. Io sono Marco Motta, sono un giornalista scientifico, lavoro a Radio 3 Scienza, che è il quotidiano scientifico di Radio 3, e quindi Giornata Mondiale della Biodiversità, sono passati ormai quasi 30 anni da quel maggio del 1992, quando al summit della Terra di Rio fu sottoscritta la Convenzione delle Nazioni Unite sulla diversità biologica, e oggi, 30 anni dopo ormai, ci troviamo a vivere in un pianeta in cui gli effetti dell'erosione, della perdita di biodiversità, della crisi climatica sono molto più visibili di 30 anni fa, e la ricerca di soluzioni per invertire la tendenza è ancora più urgente. Lo slogan, il motto di questa edizione della Giornata della Biodiversità è "Siamo parte della soluzione". E con i protagonisti di questo incontro, che tra poco vi presenterò, proveremo a dare un significato, o magari meglio, più significati a questo motto.
insomma, se siamo qui per esplorare insieme tutti gli strumenti conoscitivi, dalla scienza fino alla letteratura, come scopriremo, per contribuire anche attivamente a un cambiamento, dall'altra siamo indotti a riflettere sul fatto che i modelli di sviluppo con cui sono cresciute le nostre società per gli ultimi decenni hanno rimosso dai conti l'ambiente, gli effetti sugli ecosistemi delle nostre azioni, perpetuando l'idea di essere umani separati dal resto del pianeta, fino a che, diciamo, la pandemia provocata dal minuscolo virus che abbiamo imparato a conoscere non ci ha fatto tornare forse almeno un po' di senno, e vedremo un po' che cosa accadrà. Però sì, parla molto di transizione ecologica, per esempio, in questo periodo, anche nei piani che sono stati presentati nel governo con il Recovery Plan. Allora, proveremo un po' a ragionare a partire dalle conoscenze scientifiche sui temi legati alla protezione e alla tutela della biodiversità. Lo faremo con Laura Sadori, buongiorno e benvenuta. Buongiorno. Che è docente di botanica sistematica alla Sapienza Università di Roma, si occupa in particolare di ricerche di paleoecologia e in particolare di paleopalinologia, e tra poco, per chi non lo conoscesse, scopriremo questo settore affascinante per la comprensione del passato, che ci aiuta anche a trovare delle chiavi proprio nella ricerca di soluzioni per il futuro del nostro ambiente. Guido Barbugliani, buongiorno anche a lei. Buongiorno. Docente di genetica delle popolazioni all'Università di Ferrara, autore di molti saggi, cito tra i tanti almeno L'invenzione delle razze, pubblicato da Bompiani, ma anche di diversi romanzi. Buongiorno anche a Bruno Arpaia. Buongiorno, buongiorno a tutti. Romanziere, giornalista, traduttore, menziono almeno il suo romanzo del 2016, Qualcosa là fuori, pubblicato da Guanda, perché è il romanzo in cui la crisi climatica in qualche maniera fa da trama profonda di un romanzo ambientato in uno scenario distopico, ma forse nemmeno troppo. Cercheremo di tornare un po' su questi temi insieme a lui. Allora, partirei però intanto da Laura Sadori per capire, appunto, lo dicevamo prima, gli studi che lei ha condotto negli ultimi anni e decenni nello studio del passato del nostro pianeta, a partire da degli ecosistemi particolari. Stiamo parlando anche di un passato profondo, diciamo, del nostro pianeta, Laura Sadori, e vorrei che ci aiutasse a capire che cosa significa innanzitutto lavorare nel campo della paleoecologia. Abbiamo citato la paleopalinologia. Di cosa si tratta e che tipo di studi conduce sul passato del nostro pianeta? Sì, diciamo che lo strumento essenziale è il polline che è prodotto dalle piante, che si conserva molto bene e soprattutto nei sedimenti lacustri, i sedimenti in cui lo andiamo a studiare. E noi paleopalinologi possiamo operare a diverse scale temporali, dalle più recenti alle più antiche. Io mi occupo dello studio del quaternario, che è il presente, diciamo, della storia del nostro pianeta, che è iniziato circa 2,5 milioni di anni fa, e poi ho approfondimenti sulle ultime migliaia di anni, sul periodo in cui, diciamo, l'uomo ha cominciato ad avere più impatto sull'ambiente. Come si studia, cioè quali sono gli strumenti della paleopalinologia? Innanzitutto sono le sonde geologiche, perché noi andiamo a fare delle trivellazioni profonde nei laghi. Perché nei laghi? Perché i laghi riescono a conservare il polline per decine, centinaia, migliaia, milioni di anni, e tramite il riconoscimento di questi granuli pollinici siamo in grado di sapere qual era la vegetazione che c'era. È come se noi andassimo indietro nel tempo, e la lettura di questo archivio, che è un archivio naturale presente in tanti sedimenti, appunto lacustri, tanti fanghi che sono presenti nel fondo nei nostri laghi, è come se sfogliassimo questo libro. L'ultima pagina è quella appena scritta dal nostro mondo, dalla nostra natura, e poi sfogliando le pagine andiamo sempre più indietro. Io ho iniziato a lavorare, come diceva il giornalista Marco Motta, già oltre 30 anni fa su questi argomenti. Ho iniziato con una tesi di laurea sul lago Fucino, un lago che non c'è più, che è stato prosciugato, e magari avrò modo di dire quali sono gli effetti che purtroppo le bonifiche hanno prodotto sulla biodiversità attuale. E adesso sto concentrando le mie ricerche sull'area dei Balcani,
in un lago molto particolare, che è il lago di Ocrida, che è un lago molto grande, ampio diversi chilometri quadrati, ed è al confine tra Albania e Macedonia. Perché è così importante questo lago? Attualmente è considerato uno dei maggiori hotspot di biodiversità, e quindi proprio lì siamo andati ad indagare con un gruppo di ricerca internazionale. Io ho coordinato le ricerche palinologiche, pensate che sono stati, cioè, mi hanno aiutato, abbiamo collaborato in 10 laboratori diversi di diversi paesi europei per poter costruire le variazioni vegetazionali prima di tutto e poi ambientali e climatiche dell'ultimo grosso modo 1,5 milioni di anni. Questa ricerca certosina è stata condotta rapidamente proprio per il fatto che abbiamo unito le forze e siamo andati appunto indietro nel tempo di 1,5 milioni di anni. Che cosa abbiamo trovato? Abbiamo trovato che ci sono delle variazioni di vegetazione che corrispondono alle variazioni climatiche note per il periodo in cui viviamo, che sono i famosi cicli glaciali interglaciali. Quindi ciò che troviamo sulla Terra corrisponde a ciò che è avvenuto a livello globale e che ha significato raffreddamento. Ma non solo raffreddamento, questo ha comportato una riduzione notevole dell'umidità. Noi sappiamo che il maggior fattore limitante per le piante è proprio la mancanza di umidità. Ma perché andare a studiare le piante quando si parla di biodiversità? Quando si parla di biodiversità, penso che la prima cosa che viene in mente è la riduzione, la perdita di biodiversità, magari nei mammiferi, negli animali più evidenti, quelli che appunto sono macroscopici. Ma se noi pensiamo, questa è solo la punta dell'iceberg, perché se scompaiono i grossi animali, al di sotto c'è tutta una catena che va scomparendo e che vede alla base le piante, perché gli organismi autotrofi sono le piante, quindi quelli che sono in grado di produrre e di mantenerla questa biodiversità. Perciò queste variazioni che noi abbiamo visto ripetersi più e più volte, con una ciclicità che è dovuta a variazioni astronomiche, quindi a fenomeni fisici, sia diciamo a livello terrestre che a livello più ampio, insomma variazioni di orbite, non sto a citarli perché non dobbiamo entrare in questo dettaglio, noi vediamo che queste cose cambiano e sono cambiate anche al lago di Ocrida. Cosa è successo al lago di Ocrida? Durante i periodi glaciali che sono caratterizzati da piante steppiche, abbiamo la permanenza, grazie proprio a questo grosso bacino d'acqua, di piante arboree. Quindi questo lago ha funzionato da rifugio per molte piante e perciò noi abbiamo visto praticamente una variazione che andava da foreste che si estendevano sui vari piani altitudinali intorno al lago, perché dobbiamo pensare che ci sono montagne intorno al lago e quindi se cambia il clima, le piante hanno la possibilità di salire o scendere a livello vegetazionale, a livello altitudinale, scusate, e dietro si portano anche tutto l'ecosistema complesso che viene costituito, di cui noi abbiamo cognizione al giorno d'oggi. Bene, questo è sempre accaduto e ad Ocrida ha trovato, Ocrida in italiano, Ocrida è il nome di questo lago, grosso lago balcanico, come dicevo, ha trovato la possibilità di conservare la biodiversità. L'ha conservata in acqua. Abbiamo di recente pubblicato uno studio sulla speciazione di atomee, in sostanza lo studio pubblicato su Science Advances, coordinato da un collega tedesco, Volke, ci ha dato modo di capire che il lago ha funzionato come serbatoio, non solo come serbatoio di biodiversità, ma come fucina di diversificazione di specie di alghe. E poi un altro lavoro interessante che è scaturito da queste analisi riguarda ciò che ci portiamo oggi come messaggio noi abitanti di questo pianeta nel 2021, cioè
i cambiamenti che ci sono stati nel passato sono in qualche modo utilizzabili per capire quali saranno gli scenari futuri? Io mi scuso, ma a questo punto devo parlare di climi che sono cambiati. Appunto, Laura Sadori, mi scusi se la interrompo, però certo. Come lei ci stava raccontando, no? L'esplorazione appunto di questo passato attraverso le indagini che fate, che avete fatto di paleoecologia, paleoecologia vi ha consentito di capire le variazioni nel tempo, diciamo, naturali della biodiversità e la correlazione anche con i cambiamenti climatici. Oggi, che invece siamo noi ad agire in maniera così pesante, lo sappiamo, sul clima terrestre e però anche sugli ecosistemi, provocando perdite, erosione della biodiversità, che insegnamenti traiamo appunto da questi casi studio, come quello del lago di Ocrida che ci stava descrivendo? Sì, il lago di Ocrida è stato un sistema resiliente, nel senso che proprio grazie al grosso bacino d'acqua, alla presenza d'acqua locale che in qualche modo ha mitigato queste grosse variazioni climatiche, perché qui stiamo parlando di escursioni di temperatura e di differenze di precipitazioni consistente quando passiamo da un periodo glaciale caratterizzato da steppe a un periodo interglaciale caratterizzato da boschi. Noi stiamo attualmente vivendo in un periodo interglaciale. Bene, queste variazioni così importanti sono state mitigate dall'effetto locale del bacino. Quindi molte piante arboree si sono conservate proprio all'interno di questo ecosistema particolare e poi nel passato hanno avuto la possibilità di ricolonizzare la regione, il continente. Adesso non vorrei esagerare, insomma, però sicuramente queste sono aree importanti per la conservazione, come abbiamo detto, della biodiversità e punti da cui riparte la colonizzazione. Cosa succederebbe oggi? Noi abbiamo frammentato gli ecosistemi, abbiamo modificato profondamente l'ambiente, cioè, che ne so, abbiamo costruito lungo le coste in maniera sconsiderata, abbiamo prosciugato tante aree umide che, come il lago di Ocrida, ci consentivano di conservarla questa biodiversità, ci consentivano la sopravvivenza di alcune specie in, chiamiamole, nicchie ecologiche, ma da queste, quando il clima poi sarebbe cambiato, sarebbe stato possibile rinvadere tutto. Adesso noi ci troviamo in una situazione di ecosistemi frammentati, per cui ciò che accade all'interno di questi hotspot, di questi serbatoi di biodiversità, difficilmente riesce ad uscire e a ricreare la naturalità. Quindi noi stiamo compromettendo un sistema. E posso fare una divagazione forse? Quando si parla di paleoclimi si dice sempre che il clima è cambiato. Io sono la prima, l'ho appena detto, noi abbiamo visto evoluzioni anche molto rapide nel nostro clima nel passato e sappiamo che non ci vuole niente a passare da un interglaciale a un glaciale e ci vuole un po' di più a rientrare, a rifar carburare la vegetazione perché riprenda la foresta alla fine di un periodo glaciale. Però, ed è questo, diciamo, la cosa importante, queste sono modificazioni naturali. Noi ultimamente stiamo incidendo pesantemente su quella che è l'atmosfera, su quella che è l'idrosfera, perché anche l'immissione di gas serra, e questo oramai, perdonate la divagazione, è una cosa conclamata perché si è vista la presenza dei gas serra nelle bolle d'aria conservate nelle carote di ghiaccio dell'Antartide. E quindi abbiamo causato un aumento della temperatura globale. Quando parlo di globale non parlo solo di quella terrestre, ma di quella marina e di quella atmosferica. E sì, ci sono state variazioni consistenti nel periodo, per esempio, di estinzione di massa che ha visto la Terra, ma non c'era l'uomo. E quindi noi ci dobbiamo porre il problema, stiamo introducendo variazioni consistenti
Pensate che l'aumento di CO2 a cui assistiamo negli ultimi 50, 100, grosso modo 100 anni, diciamo dall'inizio dell'era industriale e poi c'è un diciamo, incremento ancora più rapido negli ultimi 50 anni, quindi le emissioni di gas serra, principe dei quali è proprio l'anidride carbonica, ha causato sicuramente un incremento della temperatura, ma molto più importante, molto più diciamo incisivo di quello che è accaduto nell'ultimo milione di anni. Ci sono studi che ci dicono che sì, l'anidride carbonica ha avuto un suo peso perché ci sono sistemi veramente complessi a livello terrestre che, come dicevo, coinvolgono le masse atmosferiche, le masse dell'aria, ma anche le masse acquatiche, quindi le masse oceaniche. Ma questo siamo riusciti a farlo in una maniera esagerata e il rischio è che non riusciamo a tornare indietro, il rischio è che ad un aumento di temperatura come quello in cui abbiamo assistito nelle ultime estati possano corrispondere dei fenomeni globali, questi fenomeni intensi, no? Che oramai conosciamo, che sono qualcosa di mezzo fra gli eventi meteorologici e i cambiamenti climatici, di cui il Mediterraneo è teatro. Noi abbiamo visto, aggiungo solo questo, poi lascio la parola ai colleghi, abbiamo visto ciò che accade proprio studiando questa carota della lunghezza di un milione e mezzo di anni che proviene da questo lago balcanico, ma abbiamo intenzione di riprendere gli studi anche in Italia, al lago Fucino. Abbiamo visto come e quando abbiamo estati particolarmente calde, questi sono i modelli che hanno poi creato i fisici, c'è un riscaldamento globale del Mediterraneo e aumenta la ciclogenesi, cioè aumentano le aree in cui avviene la condensazione, la formazione di cicloni, dei veri e propri cicloni in autunno. E noi abbiamo visto che spesso, tutt'oggi, questo è successo in passato e ce l'abbiamo chiarissimo, ma abbiamo visto che quando abbiamo estati particolarmente torride, il Mediterraneo, specie il Mediterraneo occidentale, si riscalda, e a questo conseguono questi fenomeni climatici estremi, bombe d'acqua, insomma, alluvioni, che ci hanno purtroppo afflitto nei periodi autunnali. Quindi è importantissimo essere veramente attenti a non muoversi da quella che dovrebbe essere la linea della natura, e la biodiversità ci garantisce, perché avere una ricchezza floristica, faunistica e avere preservati gli ecosistemi ci garantisce, l'abbiamo visto anche in epoca pandemica, cioè noi non sappiamo queste commistioni uomo-animale, ma non gli abbiamo lasciato spazio ai pipistrelli probabilmente, e quindi sono loro che ci invadono e poi la natura fa il resto. Grazie Laura Sadori anche per averci ricordato l'importanza della connessione in qualche maniera tra ecosistemi, specie animali, specie vegetali e appunto ambiente umano e azione soprattutto degli esseri umani. Lei ha ricordato appunto l'impatto crescente che le attività antropiche hanno avuto sul nostro clima e di conseguenza anche poi sugli ecosistemi, e chi ha seguito diciamo la saga anche della nostra specie nelle migliaia di anni è stato sicuramente Guido Barbujani, che da genetista appunto di popolazione ha ricostruito anche i percorsi, gli incroci, le fitte connessioni in quell'albero diciamo molto ramificato che sono appunto tutte le nostre relazioni con i nostri progenitori e poi appunto il protagonismo diciamo della nostra specie di Homo sapiens. E Guido Barbujani, le vorrei chiedere innanzitutto di aiutarci un po' a riflettere anche sul valore della parola biodiversità, che abbiamo sottolineato in questa prima parte del nostro incontro con Laura Sadori e che tendiamo forse a dare un po' per scontata, però
proprio a lei che l'ha saputa, diciamo, anche valorizzare nell'insegnarci a riconoscere l'errore di usare una categoria come quella di razza per descrivere la verità umana. Vorrei chiederle di aiutarci un po' a riflettere sul valore di questa parola. Sì, ma biodiversità vuol dire la somma delle differenze fra tutti gli organismi viventi. Qualcosa che abbiamo imparato a conoscere, che abbiamo imparato a studiare, che abbiamo imparato a quantificare. Per l'uomo il caso è un po' più complicato, perché facciamo molta fatica a distinguere le differenze che sono in qualche modo radicate nel nostro DNA, nel nostro essere biologico, e le differenze culturali. Tutti noi sappiamo distinguere un senegalese da un giapponese, non è questo il problema, e non è questo il problema del concetto di razza su cui, se vuole, possiamo tornare. Ma appunto c'è della gente a Torino che dice di saper riconoscere i cuneesi perché guidano la macchina col cappello in testa, no? Qui chiaramente non si tratta di caratteristiche biologiche, si tratta di caratteristiche culturali a cui siamo molto sensibili. E questo comporta dei problemi addizionali, perché appunto la diversità umana è fatta in parte di differenze biologiche che si basano sul nostro DNA, se vogliamo usare uno slogan semplice ed efficace, ma è fatta anche di differenze culturali. E in questa fase, in cui appunto, come diceva Laura Sidori, l'impatto delle attività umane sta modificando profondamente il pianeta, la parola che aleggia è antropoceno, no? È l'idea che da qualche tempo il principale fattore di cambiamento ecologico sul pianeta siano le attività umane. Ecco, l'uomo nell'antropocene è al tempo stesso attore di questi cambiamenti, ma neanche vittima, perché noi siamo divisi in tante comunità, che differiscono in parte dal punto di vista genetico e molto dal punto di vista culturale. Ecco, molte di queste comunità sono diventate fragili perché composte da poche persone, perché le attività economiche prevalenti le spingono in aree sempre più ristrette. Io ho letto, non so quanto ci sia da fidarsi di queste cifre, ma ho letto che scompaiono 2 lingue al mese. Vuol dire che i gruppi che le parlano diventano così piccoli che sono costretti ad adottare altre lingue, l'inglese, lo spagnolo, il cinese mandarino, per comunicare con gli altri, fino a che a un certo punto i vecchi muoiono e la lingua scompare. Ecco, questa fragilità è stata accentuata, come diceva lei prima, dalla pandemia, perché in periodo di pandemia molte di queste comunità sono diventate difficili da raggiungere, difficili da vaccinare, e quindi sono sempre più a rischio. Quindi il problema che ci si pone per conservare la biodiversità umana è individuare queste aree di fragilità e trattarle con una delicatezza che fino ad oggi non abbiamo sperimentato. Insomma, sto pensando alle comunità amazzoniche, per esempio, no? Come scompaiono rapidamente. Quindi è necessario un cambiamento profondo, un cambiamento che molti proclamano adesso essere indispensabile e anche imminente. Qualche dubbio sulla sua rapidità e sulla sua imminenza io ce l'ho. Scusate, mi sembrano riflessioni molto, molto importanti, anche alla luce del fatto che, appunto, come diceva Guido Barbugliani, ci sono comunità, per esempio comunità indigene, che sono state particolarmente colpite appunto dagli effetti della pandemia, e anche però perché tra i percorsi in cui si cerca, diciamo, di trovare soluzioni alla crisi climatica, c'è anche il coinvolgimento proprio di comunità indigene, anche magari di soluzioni di adattamento agli effetti della crisi climatica che nel corso delle epoche passate sono state prese da queste comunità e che forse dovrebbero anche essere riscoperte. Vorrei fare un passo in più, perché c'è un tradum non tra l'attività anche di scrittore di Guido Barbugliani e quella di Bruno Arpaia, che lo ricordavamo prima, è un romanziere, un saggista e giornalista, e che ha provato un po' a immaginare nei suoi romanzi. Citavamo prima il romanzo Qualcosa là fuori, che è un primo esempio, diciamo in italiano, della cosiddetta climate fiction, uno scenario appunto di un ambiente, di un pianeta profondamente modificato appunto dagli effetti della crisi climatica, dalla perdita di biodiversità. E allora Bruno Arpaia
Prima di arrivare a questo, a discutere del ruolo che può giocare la letteratura, e su questo poi vorrò ricoinvolgere anche Guido Barbugliani, le chiederei di ricordare insieme una figura che tutti noi abbiamo conosciuto, amato e stimato, che è quella di Pietro Greco, un giornalista, un conduttore radiofonico, anche a Radio Trescenza, dove lavoro io, per me è stato anche un maestro, con cui lei ha a lungo collaborato. Perché Pietro aveva seguito in prima persona il Summit di Rio del 1992, che abbiamo ricordato all'inizio, e proprio poco prima di morire nel dicembre dello scorso anno aveva scritto un editoriale per Ecoscienza, per la rivista Ecoscienza, in cui parlava della democrazia ecologica partecipata. E le vorrei chiedere di farci un ricordo di Pietro, del suo pensiero anche su questi temi, della chiave con cui guardava alle sfide che abbiamo davanti in quest'epoca pandemica, ma anche di tentativi di trovare vie per affrontare la crisi climatica. Beh, Pietro è stato un maestro per tanti, non era solo un giornalista, io l'ho definito un uomo rinascimentale, perché era uno che sapeva tantissimo di scienza, ma sapeva di arte, sapeva di filosofia, sapeva di economia, sapeva di storia, e la sua caratteristica era quella di riuscire a mettere insieme tutti questi ambiti e di farli reagire insieme, riuscendo, come dire, a elaborare poi idee e spesso soluzioni, perché era una persona molto attenta alla parte propositiva, non si limitava alla pars destruens. In questo era molto più bravo di tutti noi, perché ogni volta che buttava a mare qualcosa che stava accadendo, aveva sempre la soluzione. Lui, appunto, nel testo che evocavi prima, appunto, faceva il punto sul rapporto fra scienza, tecnologia, ecologia e democrazia. Pietro era un ottimista, io forse sono un po' meno ottimista di lui, cioè nel senso che lui diceva in quel testo che molte cose positive erano accadute, cioè c'era stata una maggiore attenzione, diciamo, della società, dell'opinione pubblica alla scienza. La scienza di per sé era stata in grado di elaborare con ragionevoli dosi di certezza alcune cose importanti, come le microplastiche a mare, appunto darci tutti i dati necessari per capire come stavamo influendo sul clima, e diceva che appunto però c'erano da questo punto di vista due ostacoli, no, alla partecipazione pubblica alle scelte politiche legate alla scienza. E una era l'oligopolio degli strumenti, quindi questi algoritmi che determinano ormai le nostre vite, e il digital divide, perché insomma metà della... Era vero che metà della popolazione mondiale accede ormai a internet, e quindi accede alle conoscenze scientifiche, ma un'altra metà invece ne era ancora esclusa. Quindi, secondo il mio punto di vista, a partire da quell'articolo di Pietro Greco, certamente questa pandemia ha un po' ricomposto questo divorzio che c'era fra scienza e società, no? La gente ha capito che la scienza può aiutare, può dare una mano, è importante. C'è stato invece un periodo in precedenza in cui si diffidava della scienza, e forse ha capito anche che la scienza non è positivisticamente un deposito di verità con la maiuscola, no? La scienza, l'essenza della scienza probabilmente è il dibattito fra esperti, fra varie ipotesi in campo, fino a quando anche questo relativizzare la scienza mi sembra una cosa sacrosanta. Invece, quanto alla democrazia ecologica partecipata, invece a me non pare che sia stata colta l'opportunità che questa crisi pandemica innescava, no? Ma basta guardare al problema della trasparenza dei dati, più volte richiesta appunto sui dati della pandemia, al rifiuto di sospendere i brevetti sui vaccini,
ai personali dubbi che ho sul come si vuole portare avanti la transizione ecologica nel piano del governo, e secondo me basta guardare anche al modo in cui la gente sta reagendo adesso, dopo un po' di lockdown stretto o largo, diciamo. Dubito che siano in molti ad aver compreso che la pandemia era proprio il segnale tragico della necessità di cambiare stili di vita, abitudini, modelli di consumo, modelli di sviluppo. E quindi anche la biodiversità non mi pare al centro, no, delle preoccupazioni né dei politici né della maggior parte dei cittadini, purtroppo. Certo, i fattori di ottimismo che Pietro Greco indicava in quell'articolo sono tanti, o meglio, sono fondamentalmente due: il fatto che la comunità scientifica ha trovato un'alleanza, un raccordo con alcune religioni, no? E Papa Bergoglio ne è un esempio in questo campo, e con i giovani, che questo mi sembra molto speranzoso, no? Perché per la prima volta ho visto i giovani mettersi a studiare prima di scendere in piazza. Questo mi sembra una cosa fondamentale che non succedeva dagli anni 70, che mi ricordo per i miei capelli bianchi, insomma. L'unica cosa che, appunto, magari, come dico spesso a molti ragazzi che scendono in piazza, qui non si tratta di salvare il pianeta, come qualcuno scrive sui, no? Il pianeta fondamentalmente vive da 4 miliardi e mezzo per i fatti suoi e probabilmente se ne frega di noi. Qui si tratta di salvare noi come specie, ma legati, come è stato detto fino a questo momento, a tutte le altre specie viventi, comprese in queste quelle del mondo vegetale, anzi forse soprattutto quelle del mondo vegetale. Forse vuol dire che dobbiamo imparare a riconoscersi, come è stato detto da Gregna Martignone ed altri, riconoscerci come terrestri, no? Come, se assumiamo questo, forse riusciamo a ripensare proprio la grammatica della nostra comprensione del mondo, riapriamo un po' l'orizzonte chiuso della nostra avventura di specie. Insomma, da questo punto di vista non sono granché ottimista, spero soltanto, insomma, che abbia visto ragione Hölderlin quando diceva: quando cresce il pericolo, cresce anche ciò che salva. Io mi auguro che avesse ragione. No, Bruno Paia, lei citava appunto l'ottimismo, diciamo l'ottimismo ragionato di Pietro Greco. Mi viene da chiederle se, quando lei invece ha scritto Qualcosa da fuori, che è il romanzo del 2016, che, come ricordavamo, insomma, è stato forse il primo romanzo in Italia a cercare di tematizzare la cosiddetta climate fiction, aveva uno sguardo pessimista sulla nostra consapevolezza della portata della crisi climatica, e qual era l'intento che si poneva e qual era la visione del ruolo che ha la letteratura in questo senso. Tra poco voglio anche coinvolgere Guido Barbogliani su questo tema. Certamente avevo un sguardo molto pessimista sulla consapevolezza che all'epoca si aveva. Stiamo parlando di 5-6 anni fa, ma sembra passato un secolo, perché cioè, quando io ho scritto quel romanzo, cioè, eravamo in pochissimi a occuparci di, a parte, diciamo, gli ambiti professionali, insomma, eravamo in pochissimi a occuparci di questo come problema. Però, insomma, io mi sembrava chiaro già da allora che le narrazioni in genere, quindi la letteratura, ma anche il buon cinema, le buone serie televisive, perfino i buoni videogiochi, possono essere un'arma di consapevolezza enorme, per una serie di motivi. Uno, perché vabbè, tantissimi studi neuroscientifici ormai ci dicono che una storia è molto più efficace, raggiunge al cuore, diciamo, le persone molto molto più, con un fattore 2-3 rispetto anche a un saggio ben scritto e ben documentato. Ma questo è un altro insegnamento di Pietro Greco, che da sempre ha pensato che comunicare la scienza significasse raccontare una storia. Arriva nell'ultimo libro Homo a dire: i comunicatori della scienza si devono sentire artisti, perché devono mettere insieme ragione e passione, no? Quindi raccontare storie, no? E poi c'è un altro motivo per cui raccontare storie, secondo me, che hanno a che fare con questo, è importante,
perché noi abbiamo una serie di pregiudizi cognitivi che l'evoluzione ci ha messo nel cervello, dei bias, no? Siamo più attenti a pericoli immediati rispetto a pericoli magari anche più grandi, ma che si realizzano nel futuro. Tendiamo a un bias dell'ottimismo, tendiamo a sminuire le cose. Un grado e mezzo di aumento della temperatura, in fondo che cos'è un grado e mezzo? No? Quindi sminuiamo. Tendiamo a confermarci nella nostra identità, se vediamo cose che ci implicano un cambiamento profondo in noi stessi, tendiamo a rifiutarle. E queste sono cose che abbiamo incrostate nel nostro cervello per come ci siamo andati evolvendo. Poi Guido mi bacchetterà se dico stupidaggini. Però il nostro cervello è anche fatto in modo di essere adatto alle narrazioni, funziona per narrazioni. Noi non registriamo semplicemente la realtà così com'è. Il nostro cervello la ricrea, la reinventa a partire dalle percezioni e ce la presenta sotto forma di racconto. Raccontiamo, infatti il racconto è il modo più antico che l'umanità ha elaborato per trasmettere esperienza, no? Perché è una specie di gioco virtuale in cui si fa esperienza anche non avendo vissuto quella specifica realtà. E quindi le narrazioni arrivano dritto al cuore. Cioè è diverso leggere che esistono oggi 250 milioni di profughi ambientali o di migranti ambientali, o leggere di profughi che vanno affamati, assetati, esposti a pericoli di ogni tipo in uno scenario... che è del mio libro, che è quello che prevedono gli scienziati per il 2080-2100, di assolutamente desertificazione, aumento dei livelli dei mari, essere respinti da persone che si trovano in una situazione di privilegio, quindi sentire l'umiliazione è molto diverso, vedere il mare che copre Amburgo è diverso che leggerlo in un saggio. Quindi da questo punto di vista la letteratura e le narrazioni in genere, secondo me, hanno un impatto forte. Mi fermo perché però anche le narrazioni a questo punto avrebbero bisogno di fare un ulteriore scatto, che però ne parliamo dopo. Allora, su questo vorrei coinvolgere e sentire un parere anche di Guido Barbugliani, perché lo ricordo, insomma, i suoi due coté, diciamo, di scrittore di saggi molto di successo, popolari su temi scientifici come quelli appunto della biodiversità umana, della ricostruzione del passato della nostra specie, e dall'altro anche come romanziere, perché da una parte vorrei chiederle se condivide questa visione, questo ruolo in qualche maniera anche sociale che può avere la letteratura in questo frangente che stiamo vivendo, e dall'altra se sul fronte della, invece, chiamiamola, della divulgazione scientifica, della alta divulgazione scientifica, lo scenario è cambiato adesso che abbiamo vissuto questa esperienza così traumatica a livello globale della pandemia, e la consapevolezza del ruolo che la scienza deve giocare oggi in una società complessa di fronte a queste sfide gigantesche che abbiamo di fronte. Sì. Se posso ricollegarmi a quello che diceva un attimo fa Bruno Appaia. No, indubbiamente c'è un divario, no, tra la consapevolezza della crisi ambientale, che almeno in certi ambienti adesso è profonda, e le politiche che si possono mettere in atto per contrastarla. E io ho la sensazione che buona parte di questo divario, di questa distanza, sia occupato da interessi economici. Cioè tra la percezione che bisogna fare certe cose e la capacità di toccare questi interessi economici, soprattutto in una fase come questa in cui il potere degli stati nazionali si è ridotto moltissimo e le entità che operano invece sul mercato sono grandi entità multinazionali che quindi non rispondono a nessun potere elettivo. Ecco, questo divario è significativo e non è detto che basti una serie di buone intenzioni per riuscire a superarlo. Forse però ha ragione appunto Bruno, aveva ragione Pietro Greco, pensando che si possa ridurre, riempendolo almeno in parte, di storie, cioè i livelli di consapevolezza della serietà della situazione indubbiamente possono essere aumentati attraverso un discorso convincente.
importante. E io sono d'accordo con Bruno quando dice che noi siamo degli animali il cui cervello si è evoluto ascoltando delle storie. Abbiamo bisogno di chiamare con nome e cognome le vittime del cambiamento ambientale. Non possiamo, se le consideriamo come delle statistiche, dei numeri, non percepiamo nulla di veramente profondo. E la comunicazione scientifica, almeno nel nostro paese, ha fatto dei passi avanti negli ultimi anni. Questo è innegabile, insomma, vengono stampati più libri, ci sono più occasioni per parlare pubblicamente. Io direi che non tutti gli scienziati hanno utilizzato al meglio queste occasioni. E se vogliamo fare l'esempio appunto dei recenti interventi durante la pandemia, io credo che il formato del talk show, in cui si contrappongono delle posizioni e poi a un certo punto uno prevale, non abbia quasi niente a che vedere con il vero dibattito scientifico, nel quale appunto ci sono delle posizioni diverse e si cerca di vedere che elementi positivi ci sono nell'una e nell'altra, fino a che a un certo punto si capisce qualche cosa. Quindi ci sono più possibilità, queste possibilità sono state in parte male utilizzate, non c'è dubbio però che almeno a un certo livello di cultura, di consapevolezza, le idee circolano. E tra queste idee ci sono anche degli elementi che mi auguro possano restare. A questo punto non mi ricordo più la sua seconda domanda, Marco, qual era? Era proprio giocata sul ruolo che, diciamo, sulla consapevolezza che il ruolo nuovo che la scienza deve avere anche nel momento in cui In realtà non è una novità, no? Se pensiamo a Italo Calvino già negli anni Ottanta scriveva le cosmicomiche, quindi aveva capito che lì c'erano delle storie interessanti, aveva capito che lì si poteva esplorare. Forse ecco, una cosa che sta cambiando è che certi temi, fino a qualche anno fa, erano i temi dell'ambiente, voglio dire, erano patrimonio di due settori considerati probabilmente a torto minori, la letteratura per l'infanzia e la fantascienza. Ecco, adesso forse queste aree, in cui magari operavano anche delle persone che non erano i grandissimi scrittori, ma si è prodotto qualcosa di interessante, qui il divario fra la letteratura alta, la letteratura con la L maiuscola, e queste letterature che erano considerate di consumo si sta riducendo. Però io ripeto, insomma, quando Calvino scrive Marco Valdo, che non a caso viene venduto nella collana per le scuole medie delle Einaudi, ma è un libro che qualunque adulto può apprezzare, vuol dire che c'erano già i germi di una riflessione sul nostro rapporto con l'ambiente. Non so ecco quanto a che cosa possano portare questi germi. Bill Gates ha detto qualche tempo fa che ci vorrà un'altra pandemia perché l'umanità si renda conto di quello che sta succedendo, perché questa non è stata abbastanza feroce. Io mi auguro naturalmente che si sbagli, ma ecco, tra quelli che dicevano all'inizio, vi ricordate, nulla sarà più come prima dopo questa pandemia, e quelli che dicevano tutto tornerà ad essere come prima, la sensazione è che in questo momento tende a prevalere la seconda opinione, cioè cerchiamo di tornare a quello che facevamo prima, cerchiamo di riprendere i nostri vecchi ritmi, cerchiamo di dimenticarci questo periodo, sarebbe un errore. Questa è una tendenza, sì, che davvero dobbiamo contrastare e avere un nuovo sguardo sul futuro. Dunque, potrebbe sembrare che ci siamo allontanati dai primi passi che abbiamo compiuto in questo incontro, però in realtà, e vorrei ricoinvolgere Laura Sadori, perché quella che lei ci ha raccontato all'inizio in realtà è una grande, fantastica storia di come la biodiversità nel tempo, con il passare delle epoche, delle centinaia di migliaia di anni, è cambiata sul nostro pianeta ed è cambiata in dei luoghi, come lei ci ha raccontato appunto del lago di Ocrida, insomma, che sono hotspot della biodiversità. Lei ci accennava anche al lago del Fucino, alla sorte del lago del Fucino, e che forse sono quei luoghi che possono rappresentare anche, Laura Sadori, un simbolo, un memento delle nostre azioni sull'ambiente e di che cosa non va fatto nel futuro se davvero vogliamo operare, diciamo, una transizione ecologica che sia tale. E se parliamo di transizione ecologica, anch'io ho molte perplessità su come si sta attuando oggi, perché di ecologico pare che ci siano più motivi economici che scientifici, e quindi insomma speriamo che la società, come è stato già detto, presti attenzione a questi andamenti. E sì, ci sono aree della nostra Italia, della nostra Europa, che sono state bonificate. Il lago Fucino è uno di questi. I laghi sono destinati ad interrare e, diciamo,
a concludere la loro attività perché vengono riempiti e poi diventano terreni fertili. Ma noi sappiamo che storicamente già i romani hanno cercato di bonificare, quindi di ridurre queste aree umide. A cosa servono le aree umide? Ne abbiamo parlato, ne hanno parlato anche i colleghi, diciamo in maniera non così evidente, ma noi abbiamo bisogno di umidità, abbiamo bisogno di acqua, perché le nostre piante riescono a riprodursi solo in casi di acqua, quindi cioè in presenza di acqua, di precipitazione. Quindi gli scenari che individuano anche questi libri, che sono interessantissimi, no? Su questi romanzi, sui cambiamenti climatici, ci portano a una desertificazione. Eh sì, perché il fatto che piova magari in autunno in maniera esagerata e che magari abbiamo 500-1000 mm di precipitazione in pochi giorni in autunno, fa sì che il nostro pianeta comunque vada incontro a una desertificazione, perché se non piove nel momento giusto, l'acqua a noi non serve. E l'aver ridotto, pensiamo a tutte le bonifiche che sono state fatte lungo le coste. Certo, lì c'era un problema di malattia, di malattia endemica importante come la malaria, ma la bonifica di tutte le aree costiere ha ridotto notevolmente la biodiversità e quindi quelle specie sono scomparse a livello di Lazio, a livello d'Italia. Abbiamo molte specie che sappiamo essere estinte, e io parlo di specie vegetali, ma abbiamo visto che la ripercussione della mancanza, cioè dell'estinzione di specie vegetali, è fortissima nelle specie animali ed è fortissima anche a livello umano, perché le singole popolazioni si adattano a vivere in presenza di ecosistemi particolari. E questo ha un peso, secondo me, notevole a livello politico, a livello di gestione della società. E io penso che ci dovremmo porre interrogativi seri. Possibile che una pandemia come il Covid non ci abbia insegnato niente e non ci insegni niente, e che, come è stato appena detto, l'unica intenzione è di ricominciare tutto come prima, cioè quindi di riprendere a muoversi in macchina, a muoversi in aereo, quindi a inquinare, a non prestare attenzione a quello che è l'ambiente, a quello che ci circonda. Ma se noi non manteniamo la natura il più possibile, è ovvio che c'è un progresso con cui, diciamo, l'ecologia anche deve fare i conti, no? Perché non possiamo pensare che ritorniamo tutti a vivere nella capanna o nella caverna, siamo d'accordo, però dovremmo aver imparato qualche lezione, dovremmo capire che certe aree vanno conservate gelosamente, perché sarà da lì che potranno ripartire i popolamenti ad aree che attualmente sono spopolate. Cioè, è stato citato da Guido, se non sbaglio, l'antropocene. Sì, l'antropocene è questa ultima parte dell'interglaciale in cui viviamo. C'è dibattito anche su questo, non si è d'accordo su quando inizia l'antropocene. Inizia col Neolitico, inizia fin dalla comparsa dell'uomo, o inizia quando l'uomo con l'età dei metalli comincia a essere sempre più pressante sull'ambiente. Quando inizia, di fatto è un periodo in cui noi vediamo chiaramente i segni dell'impatto umano. L'impatto umano diventa fortissimo nelle nostre zone, scusate se faccio questa divagazione, durante il periodo romano. I romani, se volete, mantengono alto il numero delle specie, perché alcune probabilmente ne eliminano, che ne so, deforestando, sicuramente hanno avuto un uso sconsiderato dell'abete, hanno tagliato gli abeti per tale navi, insomma. E la stessa cosa è successa probabilmente ai pini nell'area dei Balcani, ma contemporaneamente importano tante specie, quindi il numero delle specie più o meno magari rimane costante, ma non è un bilancio quello che ci interessa. A noi importa che in certi ambienti rimangano le specie autoctone, perché di specie invasive purtroppo
ne dobbiamo fare assolutamente a meno, non sono quelle che garantiranno la biodiversità e la permanenza degli ecosistemi attuali. Questo io lo trovo una cosa veramente importante, fondamentale. Sì, è vero, alcuni diranno l'abete già stava scomparendo perché già c'è un trend verso l'inaridimento che è naturale e a cui l'uomo sta contribuendo, diciamo, con una spinta di accelerazione inverosimile nelle ultime centinaia di anni. Sì, questo è proprio uno dei grandi problemi che abbiamo di fronte e tra l'altro proprio un'Italia, diciamo, se vogliamo rimanere nel nostro paese inaridita, segnata proprio da forme di estrema desertificazione, di impoverimento della biodiversità, è quella che ci racconta proprio nel suo romanzo Qualcosa da fuori Bruno Arpai. Allora gli vorrei chiedere di dirci anche quel passo in più che ci stava accennando che dovrebbe fare secondo lui la letteratura su questi temi. Guarda, in questo seguo più o meno Amitav Ghosh, una grande cecità. Lui punta il dito contro il fatto che la letteratura in genere, come accennava prima Guido, si sia autodefinita come avventura morale individuale. Ecco, dobbiamo uscire da questo immaginario individualizzante e pensare a una letteratura che parli a partire da un noi, perché la grande letteratura parla sempre a partire da un noi, perché poi, come dire, la civiltà attuale si basa sulla libertà individuale, ma la libertà individuale è un po' miope, soprattutto con un problema come la crisi climatica, che o è risolta a livello collettivo oppure non sarà risolta, perché anche le scelte individuali singole sono importanti, perché ogni decimo di grado è importante, però se ognuno di noi facesse la raccolta differenziata, prendesse meno l'aereo, sarebbe comunque sempre svuotare il mare con un cucchiaino. E sono necessarie scelte collettive. Quindi una letteratura che impari, che non si limiti all'individuo, che cerchi di raccontare anche i grandi movimenti collettivi. E la seconda cosa che è un po' più difficile, che onestamente so che la letteratura dovrebbe andare verso questa direzione, ma non so bene come fare, è che dovrebbe cambiare un po' punto di vista, essere un po' meno antropocentrica, riconoscere una qualche intenzionalità al non umano, no? Stiamo scoprendo che le piante, non è vero che sono lì immobili, ma le piante comunicano fra loro, accudiscono i piccoli in una foresta, si difendono dai pericoli, comunicano i pericoli. Quindi dovremmo cominciare a pensare anche a questo. E però invece ci troviamo in un momento in cui si santifica la soggettività e le rivendicazioni politiche sono sempre in prima persona singolare. Io faccio solo due esempi secondo me di direzione in cui la letteratura potrebbe andare, che mi hanno colpito molto. Uno è quello di Jeff Van der Meer, la trilogia dell'Area X, e l'altro è Richard Powers con Il sussurro del mondo, che invece entra dentro il mondo vegetale. Il problema, secondo me, è che la letteratura non dovrebbe limitarsi. Se la lasciamo avventura morale individuale, si riduce a una testimonianza. Racconta il mondo così com'è. E invece il compito della letteratura è di raccontare altri mondi, perché se non riusciamo a immaginare un futuro possibile, sarà difficile poi realizzarlo. E ci troviamo, come dire, sul crinale di un cambio. Probabilmente questa pandemia significa che è finita la modernità e che ci troviamo di fronte a un momento in cui dobbiamo decidere noi se andiamo verso la catastrofe o se andiamo verso un altro tipo di rapporto, appunto, fra noi sapiens e il resto delle specie che popolano questo pianeta. Una battuta finale vorrei chiedere a Laura Sadori, visto, insomma, quello che Bruno Arpai suggeriva, no? Quello di riuscire a far emergere nella letteratura anche i punti di vista delle altre specie in qualche maniera. E lei che ha lavorato una vita con le piante e con la paleoecologia, è un racconto che vorrebbe sentire? Vorrei assolutamente leggere. Sentirlo, mi piacerebbe tantissimo che le ricerche che vengono fatte, insomma, in laboratorio, in campo, al microscopio, siano portate a tutti, perché
Secondo me il problema più grande che abbiamo noi accademici è quello di riuscire difficilmente a farci capire. Cioè, io ci penso sempre, io studio, ricerco, insegno, ma poi al mondo che cosa trasmetto? E questo è importantissimo. E ben vengano tutti i veicoli, cioè io amo la lettura, quindi sarebbe eccezionale se si potesse fare una storia, uno storytelling, proprio un romanzo su queste variazioni che noi abbiamo visto accadere, insomma, attraverso i tempi geologici, e che speriamo di non vedere accadere in maniera drammatica nel futuro, ma purtroppo ci sono premesse di questo tipo. Noi siamo probabilmente, da un punto di vista astronomico, alle soglie di un'era glaciale, ma non sappiamo che cosa abbiamo combinato, cioè quali sono gli effetti che quanto abbiamo inquinato di quello che abbiamo prodotto sul mondo, cioè sul mondo del futuro, quali saranno gli scenari. Quindi ben venga uno scrittore che riesce ad immaginare qualcosa e a rendere, diciamo, attuali, fruibili, appetibili, non so come, gli argomenti scientifici che non possono rimanere qua dentro. Insomma, io sto parlando con altre persone che si occupano proprio di questo mestiere e la mia è proprio una richiesta d'aiuto. Assolutamente, ecco. Aiutateci a farci capire e a far capire alla gente quello che noi possiamo dire. Il dibattito scientifico che c'è stato anche sulla pandemia, abbiamo visto che i vari virologi, ognuno dice la sua opinione e sono spesso opinioni contrastanti. Bene, lì ci vuole qualcosa, cioè ci dovrebbe essere un giornalista, ci dovrebbe essere uno scrittore che riesce a tradurre, perché le opinioni poi non sono così distanti. E bisogna mettersi d'accordo, perché il dibattito scientifico deve arrivare proprio a raccontare una storia, e noi dobbiamo raccontare una storia con tante sfaccettature, ma che è una. Ecco, speriamo allora con questo incontro anche di aver favorito la nascita di nuovi ponti, di incroci tra le discipline, tra i saperi, tra le scienze, la letteratura. Io ringrazio davvero i nostri protagonisti di questo incontro di oggi, Laura Sadori, Guido Barbuiani, Bruno Arpaia, per essere stati con noi, e auguriamo a tutti naturalmente buona giornata mondiale della biodiversità. Grazie di cuore. Grazie, buona giornata a tutti. Salve, benvenuti, sono Roberto Antonini, un giornalista dell'agenzia di Stampa Dire, e siamo qui oggi ancora per Biodiversità. Siamo parte della soluzione, un appuntamento voluto dall'ISPRA e dall'SNPA in vista della Giornata Mondiale della Biodiversità che cade sabato 22 maggio. L'ISPRA, quindi l'Istituto Superiore di Ricerca e di Ricerca Ambientale, e l'SNPA, il Sistema Nazionale a Rete delle Agenzie di Protezione per l'Ambiente. Siamo qui a parlare del tema di quest'anno, della Giornata Mondiale della Biodiversità e di tutto quello che comporta, con Annalisa Corrado, responsabile attività tecnica del Kyoto Club, ingegnera, che nella sua qualifica, come dire, c'è tutto. Allora, Annalisa, proprio quest'anno non possiamo fare a meno di parlare di biodiversità e di danni, di perdita di biodiversità, perché quello che è accaduto, la pandemia, nasce proprio da un attacco a quella che è l'equilibrio della vita sul pianeta, dalla sovrapposizione tra sistemi naturali e l'uomo. Quindi quest'anno è ancora più importante. Assolutamente, assolutamente sì, perché se ne è parlato forse troppo poco, ma insomma la questione dello spillover, dei salti di specie di questi virus, e purtroppo non è stato l'unico negli ultimi lustri, diciamo, ce ne sono stati tanti, dall'HIV, la SARS, la viaria, la MERS, la Ebola stessa, insomma stanno diventando più frequenti queste cose, tant'è che l'Organizzazione Mondiale della Sanità l'aveva detto, l'aveva
annunciata come grande criticità da affrontare, no? Però purtroppo alla scienza non si dà mai abbastanza ascolto, soprattutto quando ci sono grandi interessi di mezzo. E purtroppo la distruzione della biodiversità, delle aree primitive soprattutto del nostro pianeta, è alla base proprio di questo contatto anomalo che non ci dovrebbe essere tra animali selvatici, che conservano, in qualche modo ci proteggono da tutta una serie di virus e di batteri, che invece se vengono in contatto con noi possono essere terribili, come abbiamo appunto visto. Ma non solo, e questo lockdown ci ha anche insegnato quanto la biodiversità nelle nostre città sia importante, no? Quanto avere un parco dietro una finestra, quanto poter fare due passi all'aria aperta invece che in mezzo a strade deserte faccia una differenza abissale in termini di qualità della vita. Ma ancora, se posso, tutte le statistiche che stiamo leggendo, sempre più scientificamente radicate e consolidate, su quanto sia stato letale il virus nelle aree dove c'è stato e c'è maggiore inquinamento atmosferico, peggiore qualità dell'aria. Perché? Perché i sistemi respiratori, i sistemi cardiovascolari delle persone sono già sottoposti a uno sforzo continuo, perché sono in un'area insalubre sostanzialmente. Quindi chiaramente, se arriva un'aggressione da parte di un virus che proprio quegli apparati attacca, è chiaro che le persone reagiscono con maggiore fragilità e gli eventi molto negativi sono maggiori, no? Quindi in qualche modo questa pandemia, se la leggiamo dal punto di vista dell'ambiente e dal punto di vista della critica al nostro modello di sviluppo, ci può insegnare tantissime cose. E una di queste appunto è che quello che già ci stava spiegando il collasso climatico a cui stiamo andando incontro è proprio questa. Dobbiamo assolutamente cambiare tutto il nostro sistema economico, sociale, il nostro modo di vivere le città. E insomma, quindi ecco, mai quanto quest'anno probabilmente questo tema deve essere importante per tutti, per ciascuno di noi, per capire quello che ci è successo e per creare un new normal, una nuova normalità che sia completamente diversa da quella da cui siamo partiti. Perché il nostro pianeta, per quanto bellissimo, è un sistema fragile, è un sistema chiuso che ha dei limiti e può sopportare una pressione fino a un certo punto. E l'era che stiamo vivendo, che è dell'antropocene, rischia di dare un colpo decisivo, ma è nelle nostre corde poter intervenire. Noi possiamo fare qualcosa cambiando il comportamento. Assolutamente, cambiando il comportamento, cambiando la nostra consapevolezza rispetto a quanto le scelte, intanto le scelte nostre quotidiane di ogni giorno, possano essere influenti. Greta Thunberg, no? Che è così importante per quanto riguarda proprio la consapevolezza collettiva di queste tematiche, l'ha detto: nessuno è troppo piccolo per fare la differenza. Quindi noi abbiamo innanzitutto da scoprire il nostro ruolo e il nostro potere di singoli, che ovviamente combinati con gli altri diventa un ruolo importantissimo e anche molto, molto potente. Ecco, infatti veniamo al tema che è stato scelto dalle Nazioni Unite per quest'anno e che dà anche il titolo a questo appuntamento al quale stiamo prendendo parte. Biodiversità, siamo parte della soluzione. Nel 2020 le Nazioni Unite avevano scelto come motto: le soluzioni sono nella natura. Noi siamo nella natura, ne siamo anche, come dire, portatori di danno, ma siamo anche possibilmente parte della soluzione. In che maniera tu ti senti con la tua attività, anche e soprattutto di scienziata, di ricercatrice e di divulgatrice, parte della soluzione? Ma io credo che innanzitutto tutti noi siamo chiamati a dare un contributo dal punto di vista culturale, appunto, no? Cioè, una grande sensibilità in questo momento, ma è una sensibilità che rischia di essere frivola, rischia di essere vuota se non si lega a una consapevolezza di quello che è possibile fare, di quali sono le reali soluzioni e quello che è possibile pretendere, per esempio pretendere dalla politica. Perché, come stavamo dicendo, noi siamo parte della soluzione, ciascuno di noi può fare moltissimo, ma se non c'è la politica, se le istituzioni non fanno il loro lavoro con una velocità importantissima, tra l'altro, che deve mettere in piedi una vera rivoluzione entro il 2030, se vogliamo traguardare veramente gli obiettivi per la salvaguardia dell'ecosistema e del pianeta, è chiaro che senza la politica non facciamo in tempo, anche se diventiamo tutti degli asceti e degli eremiti, no? E però ecco, senza la consapevolezza di che cosa si può pretendere, che cosa si può fare già grazie alle fonti rinnovabili, grazie all'efficienza energetica, grazie all'economia circolare, alle grandissime innovazioni
che proprio anche nel nostro paese stiamo mettendo a punto, grazie a tantissime possibilità diverse di pensare le città, la mobilità, di pensare l'alimentazione, le filiere alimentari di approvvigionamento, insomma le soluzioni ci sono, grazie appunto a un ruolo diverso e molto più protagonista della biodiversità nelle nostre città, perché gli alberi non sottraggono solo CO2, ma forniscono una serie di servizi ecosistemici che per noi sono fondamentali, non solo per la nostra salute e per la nostra salubrità, ma anche per la nostra qualità della vita e per la pulizia delle relazioni sociali, insomma, no? Quindi tutto questo deve diventare un patrimonio comune, un patrimonio collettivo, e ciascuno di noi quindi deve in qualche modo spingere sulle aziende attraverso i propri consumi, no? Quindi votando con il portafoglio il tipo di mondo che si vuole vedere arrivare. E sulla politica, con l'attivismo, insomma, ciascuno di noi veramente può fare tanto. Però l'importante è capire che le soluzioni esistono e pretendere che vengano messe in pratica. Ti chiedo un'ultima aggiunta molto rapida, anche se non è carino chiedere una domanda breve su un tema del genere. Abbiamo il Next Generation EU, questo piano che concede all'Italia una grandissima opportunità. Parliamoci chiaro, soldi mai visti in larga parte dedicati all'ambiente. Siamo sulla buona strada, potrebbe essere la volta buona? Deve essere la volta buona, e non ci voglio nemmeno pensare che li sprechiamo questi soldi. Diciamo la preoccupazione c'è, perché i titoli sono, ci sono tante cose buone, mancano alcune cose, però bisogna che questa cosa venga trasformata nella via giusta. Questo è un nuovo piano Marshall, non possiamo assolutamente pensare di dare un colpo al cerchio e uno alla botte. Per questo ci vuole anche una visione, no? Ci vuole un piano prospettico e strategico di media e di lunga durata che inizi subito però. E quindi insomma il lavoro da fare è tanto e bisogna proprio che ci mobilitiamo tutti per farlo bene. Ecco, mettiamoci al lavoro tutti, possiamo farlo in maniera diversa, in maniera migliore. Annalisa Corrado, responsabile dell'attività tecnica di Kyoto Club, ti ringrazio moltissimo per il tuo contributo. Grazie. Buon lavoro. Grazie a voi. Carlo Zaghi, direttore generale del Ministero della Transizione Ecologica, da molti anni in posizioni apicali di quello che si chiama Ministero dell'Ambiente, quindi al centro di moltissime iniziative per la tutela dell'ambiente e dello sviluppo sostenibile. Un ministero che oggi è un ministero chiave in un'azione che porterà l'Italia a un salto di qualità, perlomeno nella tutela dell'ambiente. Ma oggi parliamo di biodiversità. Quest'anno il motto scelto dalle Nazioni Unite per la Giornata Mondiale della Biodiversità è "Siamo parte della soluzione". Un motto che fa riferimento, parafrasa, a quello del 2020, che era "La soluzione è nella natura". Noi siamo nella natura, spesso non ci siamo nel modo in cui dovremmo esserci. Lei in che maniera si sente parte della soluzione? Sì, innanzitutto vorrei interpretare questa dicitura delle Nazioni Unite come intendendo il soggetto noi siamo parte della soluzione, cioè le Nazioni Unite sono parte della soluzione, perché oggi le soluzioni alle drammatiche crisi ambientali che abbiamo di fronte, la prima ma non l'unica è quella legata al cambiamento climatico, richiede un'azione collettiva degli stati e un'azione collettiva all'interno degli stati. Quindi noi siamo parte della soluzione quando riusciamo a mobilitare risorse d'insieme, insomma, al di là degli sforzi individuali, che pure sono da apprezzare, che pure sono importanti, oggi la soluzione è nelle mani della collettività, intesa proprio come Nazioni Unite di fronte a questa sfida. E le possibilità di trovare soluzioni ci sono e sono legate a delle scelte che dobbiamo fare proprio in questi momenti, in questo anno, nel pieno di questa crisi pandemica, ma la consapevolezza che era necessario un intervento radicale di cambiamento di modo di organizzare il nostro benessere era già maturata prima dell'insorgere di questa pandemia. E ricordo in particolare il Green Deal europeo, che ha visto la luce, diciamo, alla fine del 2019, quando ancora la pandemia era lontana e assolutamente non era prevista,
E questo piano che l'Unione Europea ha proposto al mondo intero, non solo ai 27 Paesi membri, rappresenta davvero una svolta radicale. E da questo punto di vista l'Unione Europea, che spesso viene accusata di essere debole, disunita, inefficace nelle politiche, eccetera, eccetera, in realtà in questo campo l'Unione Europea è veramente leader a livello mondiale. Propone soluzioni a cui le altre regioni del mondo, Stati Uniti e Cina in testa, debbono rispondere rilanciando, ma comunque siamo noi dell'Unione Europea a dettare l'agenda mondiale per questo cambiamento epocale nel modo di produrre e di rapportarci con il patrimonio naturale. Un anno terribile che ci ha fatto capire ancora di più quanto sia importante un rapporto sano con l'ambiente nel quale viviamo. E sì, come Unione Europea noi siamo esempio, siamo guida. All'interno dell'Unione Europea, come cerchi concentrici di comunità, ci siamo noi come Italia. E in Italia com'è lo stato della conservazione della natura? Quali sono le prospettive? Come ci stiamo comportando? Da una parte il nostro paese, diciamo, noi siamo un po' l'emblema di una contraddizione, perché abbiamo un patrimonio di specie animali e di specie vegetali assolutamente invidiabile nel contesto europeo. Abbiamo anche un numero di specie che fanno la nostra biodiversità, che quasi... Da una parte il nostro paese, diciamo, noi siamo un po' l'emblema di una contraddizione, perché abbiamo un patrimonio di specie animali e di specie vegetali assolutamente invidiabile nel contesto europeo. Abbiamo anche un numero di specie che fanno la nostra biodiversità, che è quasi il triplo di quello mediamente presente negli altri paesi europei. Questo dipende da una conformazione particolare, geografica, orografica del nostro paese, dalla ricchezza di risorse idriche, soprattutto per la presenza di catene alpine, per la presenza di 8.000 chilometri di costa. Quindi siamo da una parte un paese ricchissimo di biodiversità, e questa biodiversità in questi ultimi anni è stata ben tutelata grazie a una legge antica del 1991, la legge 394, con la quale sono stati istituiti i parchi nazionali e le aree marine protette. E grazie anche a questi grandi parchi nazionali l'Italia può vantare un patrimonio di biodiversità invidiabile. Fra l'altro, negli ultimi 50 anni abbiamo assistito anche a un aumento molto molto consistente di superficie boscata, di superficie forestale, che fra l'altro contribuisce a catturare le emissioni di CO2 del nostro paese per una percentuale che oscilla tra il 10 e il 12%. Quindi il contributo che le nostre foreste danno alla cattura della CO2 prodotta dal nostro sistema produttivo e civile, è un contributo molto molto consistente. Dall'altra parte però, e qui viene, diciamo, l'altro corno, abbiamo una situazione di grave pericolo sia per gli ecosistemi sia per le specie, che può essere valutato con pochi numeri, cioè a fronte di 81 habitat significativi anche a livello europeo, 29 sono a rischio. Abbiamo fenomeni critici rispetto a diverse specie, avifauna, quindi abbiamo un numero crescente di specie a rischio che entrano nella lista rossa che ogni anno l'Italia compila per indicare quali sono le specie che richiedono una protezione, pena l'estinzione di queste. Quindi abbiamo da una parte un grande patrimonio naturalistico e dall'altra parte gravi minacce a questo ricchissimo patrimonio
a causa di una urbanizzazione molto spinta, a causa anche di una presenza consistente di popolazione, se ci paragoniamo alla Francia, insomma, noi abbiamo una densità molto superiore, peraltro concentrata anche in aree ristrette, perché tutte le aree interne sono aree soggette a abbandono, quindi la maggior parte della popolazione si concentra nelle aree urbane e sulle coste. Questo determina una pressione molto dannosa per le nostre, per la nostra ricchezza naturalistica, che è anche una ricchezza economica e non solo per il turismo. Certo. Infatti i servizi ecosistemici non vengono considerati nei bilanci delle aziende, ma andrebbe fatto, perché forse sono una voce molto importante, se non la più importante, così come dall'altro lato le esternalità che pesano sull'ambiente. Ma questo ci porterebbe a tanti discorsi. E allarghiamo di nuovo invece il perimetro della comunità, torniamo alle Nazioni Unite. Ora, per quanto riguarda la Convenzione sulla biodiversità, si sta lavorando al periodo post 2020, quello che dovrà portare al 2050. Qual è, secondo lei, quali sono le azioni prioritarie che devono essere prese in esame in questa elaborazione? Sì, in questo io qui devo fare una precisazione, perché dal primo febbraio mi occupo della tutela del mare e delle coste, no? Mentre nel 2020 dirigevo la direzione del patrimonio, per il patrimonio naturalistico, che quindi aveva un focus ancora più ravvicinato sul tema della biodiversità. Ma in ogni caso, patrimonio naturalistico terrestre e patrimonio marino ovviamente sono temi che rientrano nel negoziato per definire un nuovo quadro di obiettivi al 2030. Noi usciamo da una situazione abbastanza negativa a livello globale. Il bilancio che noi abbiamo fatto e che stiamo facendo dell'ultimo decennio è un bilancio estremamente negativo. Soltanto il 7% delle aree a livello globale sono soggette a una protezione. In Italia siamo messi un po' meglio, decisamente meglio, nel senso che arriviamo quasi al 20% per le aree naturali terrestri, una percentuale invece inferiore per quanto riguarda le aree marine protette, ma sicuramente siamo in una posizione di vantaggio. Ma qui dobbiamo sempre guardare le cose da un punto di vista globale. Quindi dobbiamo, nel prossimo decennio, invertire la rotta. Mentre nel precedente abbiamo registrato perdite consistenti di biodiversità, e queste perdite significano minori risorse anche per il nostro benessere economico. Vi sono, diciamo, dei benefici che non vengono misurati. Il 7 aprile scorso è stato presentato il quarto rapporto sul capitale naturale, presentato proprio dai ministri dal ministro della transizione ecologica, dai ministri delle politiche agricole, dello sviluppo economico, insomma di tutti i ministri che compongono questo comitato, sulla base di un lavoro prezioso che è stato svolto da un comitato di esperti che assiste il comitato naturale. Ebbene, noi non valutiamo il beneficio in termini di fatturato che le risorse naturali di cui disponiamo, di cui dispongono tutte le attività produttive, non soltanto le attività finalizzate alla produzione di alimenti, quindi la pesca o l'agricoltura, ma tutte le attività produttive, anche quelle industriali in senso stretto, beneficiano di risorse naturali che determinano la nostra ricchezza. Quindi l'impoverimento di queste risorse naturali, anche in termini di biodiversità, si traduce in minori possibilità di benessere e di sviluppo per il futuro. Quindi il nostro compito in questo negoziato a livello globale che si dovrebbe, diciamo, arrivare, diciamo, alla cerimonia conclusiva alla fine di quest'anno, nella 15ª conferenza delle parti che si svolge, che ci auguriamo si svolga in Cina, pandemia permettendo. Ecco, in questo appuntamento noi dovremmo impegnarci insieme ai principali protagonisti sulla scena mondiale di un'inversione di rotta, un'inversione di tendenza, cioè passare dal contenimento della perdita di biodiversità a un arricchimento, a una promozione, a un'attività
positiva nei confronti del nostro capitale naturale. Questo chiaramente comporta proprio un nuovo paradigma e anche un'azione, diciamo, molto più decisa, e soprattutto comporta la sconfitta dei negazionisti, cioè di coloro che ancora a capo di molti paesi nel mondo ritengono che questo non sia vero, quando invece è la nostra stessa sopravvivenza che è messa in discussione da questa tendenza alla perdita di biodiversità che noi abbiamo il dovere di invertire in poco tempo. Confidiamo in un impegno globale, in una presa di coscienza globale, perché qui l'unica cosa che possiamo negare, potremmo negare, è la nostra vita. Zaghi, la ringrazio e auguro buon lavoro. Grazie a voi e buon lavoro anche a voi, grazie. Ora è il momento di interrogare la scienza, la ricerca, dalla quale vengono le informazioni vere, quelle consistenti. Abbiamo con noi due esponenti di rilievo, abbiamo piacere di averli qui con noi. Parlo di Alessandro Chiarucci, docente all'Università di Bologna, botanico, e di Carlo Rondinini, docente alla Sapienza, Università di Roma, zoologo. Quindi abbiamo i due capi della vita sulla Terra. La prima domanda che rivolgerò a entrambi, nell'ordine in cui l'ho presentati, è la stessa, diciamo, quella che fa un po' da filo conduttore di questo appuntamento, che verte appunto sul motto scelto dalle Nazioni Unite per l'edizione di quest'anno della Giornata Mondiale della Biodiversità. Siamo parte della soluzione. Ancora una volta questo motto fa capo, si riferisce a quello dello scorso anno: le soluzioni sono nella natura. Allora, Chiarucci, come possiamo essere parte della soluzione? Siamo parte della soluzione? E nel suo ruolo, nel vostro ruolo, come può la scienza dare il proprio contributo alla ricerca di una soluzione per un mondo migliore, non solo per noi, ma anche per le altre forme di vita, che forse non viene ricordata abbastanza, senza le quali non ci saremmo nemmeno noi, perché la Terra è un sistema complesso. Giusto. Osservazione giustissima, grazie della domanda, che è molto pertinente, perché l'umanità ovviamente ha un focus molto antropocentrico, però questo mondo funziona grazie a relazioni estremamente complesse, garantite anche dalla presenza di una ricca varietà di forme di vita. Quindi la soluzione include noi stessi, è il motto appunto di quest'anno, siamo parte della natura, e la domanda presentata a un ricercatore, un uomo di scienza, uno scienziato, viene declinata in vari ambiti. Prima di tutto quello del conoscere e far conoscere. Basti menzionare che ad oggi non sappiamo quante sono le forme di vita, le specie per dirla in modo semplice, che vivono su questo pianeta. Non abbiamo un catalogo completo. Ci stiamo arrivando, ma ancora abbiamo delle stime che variano di milioni, non di puntini, insomma, di decimali. Quindi uno, conoscere. C'è molto lavoro da fare di conoscenza di base, di catalogazione, censimento, di localizzazione di queste specie nei luoghi del pianeta, nei luoghi, nei vari ecosistemi, e questo è un lavoro prettamente scientifico. Far conoscere la biodiversità, le forme alla cittadinanza, che spesso ne conosce solo parte, non ne conosce la complessità, quindi neppure il ruolo funzionale che queste hanno negli ecosistemi. E quindi è molto importante anche fare un'attività di quella che oggi si chiama terza missione, no? Negli atenei, nelle istituzioni, ossia di divulgazione, di trasmissione della conoscenza specialistica ad un pubblico più ampio, che voi giornalisti ovviamente sapete far molto bene. E il secondo punto, direi, è quello di capire i cambiamenti. Come menzionava prima il direttore generale, non abbiamo ad oggi degli indicatori precisi sui cambiamenti, su quanta biodiversità stiamo perdendo. Abbiamo delle stime, alcune sono molto pessimistiche, diciamocelo, sono piuttosto negativi molti degli indicatori, però abbiamo necessità di sviluppare indicatori sempre più precisi per capire il nostro impatto, sia in negativo che in positivo, perché obiettivamente ci sono anche degli elementi positivi. Quindi capire quali sono le misure che possiamo fare per valutare la perdita, quella che oggi si chiama erosione di biodiversità, o eventualmente lo stop all'erosione della biodiversità, che è una delle strategie in cui dovremmo arrivare a breve. Il terzo
è strategie di conservazione, come conservare, come permettere agli altri abitanti del pianeta di continuare a vivere su questa grande navicella spaziale. La Terra null'altro è che una grande navicella spaziale abitata da tante forme di vita che gira nell'universo, quindi garantire a queste forme di vita una preservazione di lungo termine. E questo lo facciamo con vari strumenti, il principe dei quali è lo strumento principale dei quali è le aree protette. Quindi gli scienziati di nuovo hanno un ruolo fondamentale nella definizione delle aree protette in termini di superficie, localizzazione, disposizione. In Europa si sta facendo abbastanza bene perché grazie a una serie di direttive europee, alla strategia europea per la biodiversità dello scorso anno, ci sono delle tendenze positive, però nonostante le tendenze siano positive, i risultati in termini anche di superficie sono lenti a raggiungersi ovviamente. Quindi la scienza fa il suo passo nel fornire tutti gli strumenti necessari per migliorare le strategie di conservazione. E direi che il ruolo essenziale del ricercatore è quello dell'interfaccia tra questa conoscenza e questo mondo dell'applicazione che necessita di informazioni e modelli sempre più aggiornati e sempre più efficienti. Grazie. Professor Rondinini, dopo la botanica, la zoologia. Noi nel mondo della zoologia siamo l'animale probabilmente più dannoso, quindi lei si trova a studiare quelli che sono molto meglio di noi. Come possiamo, con il nostro comportamento e con il ruolo della scienza, come ha detto il suo collega, qual è l'apporto che possiamo dare per raggiungere una soluzione in questa giornata della biodiversità? Ecco, appunto, la questione è che innanzitutto e prima ancora che parte della soluzione dobbiamo ricordarci di essere parte del problema, anzi di essere il problema, appunto la specie più dannosa, l'unica specie realmente dannosa sul pianeta in questo modo. Io sono uno di 8 miliardi di persone, una popolazione umana che raddoppia ogni 50 anni, il cui consumo pro capite è anche raddoppiato negli ultimi 50 anni, ovviamente levando spazio e risorse a tutte le altre specie sulla Terra. Questo è il problema fondamentale. Ed essendo noi il problema, è ovvio che dobbiamo essere anche noi, e possiamo essere solo noi la soluzione, insomma, perché nessuno ci può portare una soluzione dall'esterno. Questa è la prima cosa che ci dobbiamo mettere in testa. E la soluzione, io sento di esserlo a tantissime scale, prima di tutto come individuo, appunto, come uno di questi 8 miliardi, perché moltissimo di quello che noi possiamo fare lo possiamo fare individualmente. Lo possiamo fare, uno dei problemi principali, il problema principale, in fondo, sono i nostri sistemi di produzione e di consumo, e quindi la prima cosa che faccio è come consumatore, nel momento in cui scelgo cosa mangiare, come vestire, quando muovermi e in che modo farlo, sono tutte scelte che hanno un impatto sul pianeta. È chiaro che facendole individualmente l'impatto è microscopico, ma sappiamo che poi le masse che adottano determinate scelte che possono fare una differenza grande. E poi certo ho la fortuna di trovarmi in una posizione privilegiata anche per la ricerca delle soluzioni. Innanzitutto parlando con gli studenti e provando a diffondere un po' delle idee che augurabilmente, insomma, potrebbero andare nella direzione giusta. L'anno scorso abbiamo fatto un corso, La Sapienza sulla sostenibilità, e c'erano quasi 1000 studenti. Quest'anno pare che ce ne siano migliaia iscritti. Spero che un giorno riempiremo gli stadi per parlare di queste cose, insomma, andando avanti così, e magari questo potrà avere un impatto. L'altro impatto però molto importante, di cui parlava anche Alessandro Chierucci, è l'interfaccia con la politica. E il ruolo della ricerca e della scienza è quello di fornire alla politica non necessariamente le soluzioni, ma le opzioni, le alternative, cercare di capire quali possono essere gli effetti di determinate azioni. Per esempio molta della ricerca di cui mi occupo, perché ho iniziato come zoologo sul campo, ma presto mi sono reso conto che studiare gli animali senza studiare l'uomo, in qualche modo, ormai non aveva più senso. Siamo nell'antropocene, quell'era geologica in cui le azioni dell'uomo sono dominanti su tutti gli altri processi naturali. E quindi molta della mia ricerca è su scenari di cambiamento della biodiversità e sull'effetto delle politiche umane sul cambiamento della biodiversità. Abbiamo recentemente pubblicato 3 vari lavori, uno sull'agricoltura. L'agricoltura è il principale
motore di distruzione dell'ambiente necessariamente. Distruggiamo l'ambiente per sfamare noi stessi, è un processo molto semplice, poi ce ne sono tanti altri, insomma, questo è quello principale. E in questi scenari siamo riusciti a dimostrare che modificando le pratiche agricole, la pianificazione dell'agricoltura, si potrebbe già fare moltissimo, pur sfamando una popolazione mondiale che ci aspettiamo cresca a circa 10 miliardi di persone entro il 2050, si potrebbe fare comunque moltissimo per salvare spazi importanti per la natura. Ecco, questo è un tema che vi lega entrambi, il ruolo della produzione agricola, ma anche quando si discute di biodiversità, tornando al professor Chiarucci, spesso, diciamo, nell'accezione comune, quella, diciamo, delle persone che magari ci stanno seguendo da casa, si pensa più agli animali che alla vegetazione. Eppure la vegetazione è una parte fondamentale della nostra vita, come ricordava Rondinini, ci fornisce l'alimentazione. Da questo punto di vista sarà ancora più importante in futuro, vista la pressione antropica e la necessità di cibo che ci sarà per tutti, ma anche considerando la necessità di passare a un'alimentazione più basata sulle piante che sugli animali. Ma ora, oggi offre anche dei servizi che prima forse venivano considerati in maniera differente. Pensiamo ai carbon sink per l'assorbimento della CO2, alle foreste di mangrovie contro le inondazioni, nel senso, per un adattamento a questa emergenza climatica che è in atto e sarà difficile fermare, alla quale dovremo più che altro adattarci, o i muri verdi contro la desertificazione e le tempeste di polvere. Ora, quindi la parte vegetale, la biodiversità vegetale gioca un ruolo fondamentale e lo sarà ancora di più in futuro. Certamente, certamente, questo è un pianeta dominato dalle piante. Noi, come ci ha ricordato, vediamo più, o forse siamo propensi a vedere maggiormente la biodiversità animale, ma il pianeta è certamente dominato dalla biodiversità vegetale, non in numero di specie. Le specie di animali sono molte di più di quelle vegetali, ma in termini di biomassa, ossia di massa vivente, le piante, è uscito uno studio del 2018 che ha fatto una stima di tutte i comparti di biomassa del pianeta Terra, le piante rappresentano l'80% della biomassa terrestre. Quindi in termini di carbon sink, ma anche in termini di struttura e funzionamento degli ecosistemi, specialmente quelli terrestri, ma non solo. Pensiamo agli ecosistemi terrestri, agli habitat, come spesso vengono anche denominati, ad esempio, a scala più piccola nella legislazione europea. Un bosco cos'è se non un qualcosa costruito dagli organismi vegetali? Le piante quindi sono al contempo nel bosco, nella foresta, elementi della biodiversità, ma anche struttura fisica dell'ecosistema, dell'habitat, ad esempio, per gli animali che vi vivono. Quindi la biodiversità vegetale rappresenta una componente primaria, come si dice, ovviamente sono produttori primari per il funzionamento, la strutturazione degli ecosistemi. Quindi la biodiversità vegetale è ineludibile. Tutta l'energia, diciamo, in cui si fonda la vita passa attraverso, in qualche modo, quasi tutta, diciamo, attraverso la fotosintesi. Quindi gli animali che noi consideriamo sono passati nel loro processo, nella loro catena energetica, attraverso un processo fotosintetico. Quindi è essenziale che noi salvaguardiamo questa biodiversità vegetale non solo in ambito agricolo, ma anche in ambito naturale, perché fornisce appunto quelli che oggi chiamiamo servizi ecosistemici. I servizi ecosistemici sono quelli che ha menzionato lei, ad esempio la protezione, ma pensiamo ad esempio alle nostre montagne che si sono riforestate e all'impatto positivo che questo può avere, certamente ha, a livello di microclima, di flussi idrogeologici, quindi di giro dell'acqua, di protezione delle falde, di stabilità dei versanti, quindi di benefici di cui poi godiamo a valle, nella città, no? Protetta e nutrita dall'acqua che viene dai monti. Quindi foreste anzitutto, perché poi in ambiente temperato gli ecosistemi principali sono ecosistemi forestali, ma non solo. Anche in tutto il processo di restauro ecologico la componente vegetale è un elemento fondamentale. Ha menzionato gli elementi, le barriere di protezione contro la desertificazione, ma pensiamo ad esempio alla natura in città, quelle che oggi si chiama nature-based solution, no? Quindi migliorare le nostre città, in senso smart cities, non solo tecnologiche ma anche ecologicamente avanzate, grazie all'utilizzo, ad esempio, di una vegetazione
che funziona dal punto di vista ecosistemico, non solo di abbellimento, ornamento, come può essere un parco, un viale. Quindi la componente vegetale va considerata assolutamente sia in termini di produttività che di funzionamento. Questo periodo terribile che stiamo ancora attraversando ci ha insegnato anche un'altra cosa, di come possa fare bene anche al nostro spirito ritrovarsi in città, in un parco. È qualcosa della quale forse dovremmo tener conto. Professor Rondinini, ecco, se le piante magari vengono trascurate, agli animali non è che vada proprio meglio, apparentemente va meglio, nel senso che quando si comunica, quando noi giornalisti comunichiamo che magari una specie si è estinta, quando va bene possiamo ottenere un breve moto di commozione, ma questo più che altro capita più delle volte se l'animale è simpatico, perché poi se l'animale è brutto magari non interessa neanche, non otteniamo neanche quel risultato. Però c'è un limite sostenibile di perdita di specie. Lei nel suo lavoro si occupa molto di scomparsa di specie di mammiferi e di anche di uccelli, ma quante specie, citando un titolo di una sua recente ricerca, di una sua recente pubblicazione, quante specie riusciamo a salvare con l'azione di conservazione, ma soprattutto quante possiamo permetterci di perdere? Queste sono due domande interessanti. La risposta alla prima è molto semplice, evidentemente sempre troppo poche riusciamo a salvarne, perché i tassi di estinzione che noi abbiamo osservato negli ultimi 400 anni sono tra le 100 e le 1000 volte superiori ai tassi di estinzione naturali che ci aspetteremmo senza l'azione dell'uomo. Quindi è evidente che nonostante tutti gli sforzi di conservazione, le azioni di conservazione che si sono magari concentrate certamente soprattutto negli ultimi decenni, Ma comunque è evidente che c'è una sproporzione enorme ancora tra la capacità che noi come specie riusciamo a esercitare capacità di pressione che come specie riusciamo a esercitare sull'ambiente e la nostra capacità invece di evitare il peggio per le altre specie. E questo ovviamente riguarda, come ha citato lei, l'articolo che abbiamo scritto recentemente, riguarda i mammiferi e gli uccelli, che sono tra le poche specie di cui abbiamo informazioni, pochissime anche in questo caso, ci sono tantissime specie di cui sappiamo molto poco, di alcune non sappiamo nemmeno se si siano realmente estinte oppure no. La lista rossa della IUCN, che peraltro annovera complessivamente il 25% delle specie valutate finora come a rischio di estinzione, significa un quarto delle specie, per quanto ne sappiamo, sul pianeta sono a rischio di estinzione a causa nostra. Comunque, dicevo, la lista rossa include anche delle specie che sono considerate a rischio critico di estinzione, possibilmente estinte, semplicemente perché non abbiamo neppure le risorse per andare a vedere se ci sono ancora oppure no. Parlo non solamente di invertebrati naturalmente, ma anche di uccelli e mammiferi, appunto. Ecco, nonostante questo, gli uccelli e mammiferi li conosciamo un po' meglio. Per tantissime altre specie, noi non sappiamo neppure, non le abbiamo neppure descritte, si sono probabilmente estinte di recente. Quindi, insomma, questa montagna di estinzioni che stiamo osservando è molto più grande della piccola punta di iceberg che noi riusciamo a osservare. E molto spesso queste estinzioni che noi preveniamo, questo è un altro punto che ci tengo a sottolineare, sono evitate per il momento, mi verrebbe da dire, nel senso che noi riusciamo a guadagnare del tempo in qualche modo per alcune specie. Faccio un paio di esempi di mammiferi che sono entrambi molto esemplificativi. Il primo riguarda un piccolo marsupiale australiano, il Potoloo di Gilbert, che viveva l'unica popolazione nativa viveva sulle coste dell'Australia meridionale. È ovvio che non possiamo immaginare di poter continuare ad agire in questo modo. Salvare l'ultima popolazione di qualcosa non significa di fatto salvare i nostri sistemi naturali, i nostri ecosistemi, significa, ecco, mantenere qualche rappresentante di qualcosa. In altri casi, per esempio la focena del Golfo della California, la cosiddetta vachita, è un'altra delle specie che noi abbiamo elencato tra quelle che abbiamo salvato dall'estinzione, ma ne sono rimasti 12 esemplari e continuano ad essere pescati, quindi è evidente che si tratta solamente di un
di un procrastinare con un processo che comunque sia in questo momento sembra ineluttabile. E quindi salvare dall'estinzione, sì, è vero, è importante, ma serve se c'è poi una strategia per fare dell'altro. La strategia deve essere chiaramente qualcosa che non si basa sul piccolo intervento qua e là, ma si basa su una reale sostenibilità della nostra vita sul pianeta. Insomma, se noi non riusciamo a ritornare in equilibrio con le altre specie, qualsiasi sforzo di conservazione, per quanto necessario, fondamentale, ineluttabile, comunque sia, non potrà essere davvero duraturo. Quello che serve è un approccio sistemico dell'umanità verso la tutela della sfera biologica nella quale vive e della quale siamo parte. Ecco, prendiamola, come dire, con un moto di ottimismo, speriamo di farcela. Io vi ringrazio moltissimo, Carlo Rondinini e Alessandro Chiarucci, della vostra partecipazione e vi auguro buon lavoro, perché se c'è qualcuno che può darci una mano siete voi, ricercatori e gli scienziati. Noi cercheremo di raccontare quello che fate. Grazie. Grazie. Io personalmente, poi sentiamo cosa dice mio marito Edoardo Erba, io personalmente faccio tante piccole azioni, molte volte penso che le faccio solo per scaricarmi la coscienza, perché non mi torna completamente il tutto, nel senso, adesso abbiamo comprato la macchina elettrica. Però abbiamo appena sentito da poco che proprio i bitcoin, ad esempio l'elettricità, inquina quasi quanto altre cose. No, Edoardo, giusto? Sì. Allora uno dice, non uso la plastica, non prendo i sacchetti di plastica, però poi dopo devi comprare quelli per la spazzatura. Cioè, non è facile, io faccio tutte le cose in modo politicamente corretto, tento di usare poca acqua, tento di mangiare meno carne, tento di non buttare i mucci delle sigarette anche se non sono più per terra, perché poi vanno i tondini, vanno a inquinare la falda acquifera, tento di fare la raccolta differenziata, tento di spegnere le luci, tento di educare i figli al rispetto dell'ambiente, tento di fare tante cose, però non è semplice, perché ci sono tante contraddizioni. Uno, ad esempio, usa meno carta igienica, poi deve usare più sapone, cioè per intenderci. Sì. Allora voglio dire che io ci provo, però ho sempre il dubbio di farlo giusto per scaricarmi la coscienza, non riesco a essere convinta fino in fondo che le mie azioni possono essere lì, però le faccio lo stesso. Edoardo. Io penso che sì, noi qualche cosa facciamo e cerchiamo di lavorare sul risparmio energetico, sulla messa in, per esempio, affidarci alle compagnie che producono solo energia rinnovabile e non quelle che invece usano i derivati del petrolio o il carbone per produrre energia. Cerchiamo di moderare il riscaldamento in modo tale che ci sia efficienza. Parlo più sull'aria condizionata che sul riscaldamento. Non abbiamo l'aria condizionata, per cui perché abbiamo la casa molto fresca, perché la casa è abbastanza fresca. A Milano ce l'abbiamo, no, perché uno fa sempre quello che fa il bravo. Abbiamo provato, io giro spesso in bicicletta, abbiamo provato a prendere la macchina elettrica invece dell'altro. Insomma, cerchiamo di lavorare in questa direzione. Certamente io penso che il problema di fondo cominci dalle aziende e quindi da noi come consumatori dei prodotti delle aziende anche, no? Però dalle aziende, nel senso che se il fine delle aziende è quello di
crescere sempre di più e aumentare sempre di più il fatturato vuol dire che l'energia che consumeremo, i prodotti che metteremo sul mercato saranno sempre di più, quindi si andrà nella direzione opposta. Se invece ogni azienda avesse una mission che non è quella del profitto, non è solo quella del profitto, non è così utopico, perché alcune aziende americane già lo stanno facendo, già questo aiuterebbe molto, perché sarebbero loro ad aiutarci a non prendere i prodotti che possono nuocere all'ambiente. Cioè sulla plastica è difficile farne a meno, no? Poi dopo, allora, detto, non prendiamo più acqua nelle bottiglie di plastica, va bene, prendiamo quella bottiglia di vetro, il vetro però non lo vogliono più indietro, lo mettiamo nella insomma tante cose, no? È molto difficile riuscire a fare la cosa giusta. L'ultima cosa che diceva Maria Amelia, no? Questa dei bitcoin che ha detto Elon Musk, no? Interessante, no? Uno dice, beh, bitcoin è una moneta immateriale, quindi globalmente dovrebbe... Invece i bitcoin inquinano tantissimo perché producono tanto lavoro su tanti computer nel mondo, e quindi questo consuma una marea di energia. È molto difficile trovare la maniera corretta di affrontare il problema. Facciamo la corsa. Io oggi ho fatto il cambio di stagione e non ho usato le solite buste di plastica, nel senso un pochino le ho riciclate di quelle dell'anno scorso. Però adesso ho deciso che metto i vestiti, i maglioni, le maglie dei figli, eccetera, eccetera, dentro dei sacchettini di stoffa, quelli che danno nei negozi o che danno per la pubblicità, non so, il salumiere, piuttosto. Questa è un'idea. Riusciamo a fare piccole cose. In generale credo che, per esempio, questo periodo di sacrifici, di coprifuochi, di non viaggi, abbia fatto in realtà molto bene all'ambiente, nel senso che se tutti continuiamo a viaggiare indiscriminatamente, chiaramente il consumo generale di energia, soprattutto quella di derivati del petrolio, aumenta. Però poi dopo si dice, però dopo non funziona il turismo, no? Poi non vengono più turisti. Allora uno si mette le mani nei capelli, dice, allora da che parte l'affronto? È molto difficile. Io avrei bisogno di qualcuno che mi dicesse cosa devo fare, perché mi sembra ogni tanto di girare a vuoto, sinceramente. Ognuno con la sua caratteristica, chi fa l'attore, chi fa lo scrittore, chi fa il cantante, chi fa il commerciante, chi fa lo stilista, può attraverso la propria caratteristica a comunicare. Personalmente penso che si possa comunicare anche con i vicini, con le persone del quartiere, con le persone che uno incontra per strada. Io durante quest'anno che sono stata tanto a casa perché i teatri erano chiusi, ho veramente sensibilizzato tutto il quartiere. Sono, a parte il fatto che noi abitiamo in una città meravigliosa che è Roma, ma è una delle città più sporche penso d'Italia, perché è molto deprimente. Adesso non la sto a fare grosso sulla spazzatura, che uno, io sento di farla differenziata quando poi vedo che mescolano tutto alla fine, però non è importanza questo, mi abituo a farlo. Però ho coinvolto proprio tutte le signore, anche i signori del quartiere, a collaborare, a tenere pulita la nostra via, e per cui poi dopo ci siamo agganciati a Retake, che è questa associazione di volontari, perché la pulizia fa parte anche, penso che faccia parte di questo, anche di questo discorso, nel senso i mozziconi di sigarette che poi vanno nei fondini piuttosto che le bottiglie di plastica per terra in mezzo, le cacche dei cani. Per cui
Ogni settimana c'era la nostra via piena di volontari che pulivano, tagliavano, portavano. E questo a me ha dato molta gioia, perché oltre al fatto di sentirsi anche responsabili della propria città, nel senso avere la consapevolezza che casa tua non è solo il tuo salotto, la tua camera da letto, ma è anche la strada fuori dal tuo cancello, dalla tua porta. E questo, insieme a tante signore della via, così stiamo riuscendo con molta fatica, sinceramente, a lavorare su questa cosa. Poi ho fatto anche degli sketch, io, che poi sono andati sui social e sono diventati anche virali. Uno era con Angela Finocchiaro in una montagna intitolata La Grande Monnezza, e un altro, l'ultimo che ho fatto con Roberto Turchetta, era proprio una campagna per la raccolta delle cacche. C'era questa grossa cacca, poi se vuoi andare a vedere, questa grossa cacca interpretata da questo attore, c'era anche un attore importante, anche bravissimo, che è Roberto Turchetta, e diceva: per favore mi raccoglie. E io dicevo: ma cosa sei? Sono la cacca di un cane molto grosso. E lì partiva tutto lo stesso. Per cui penso che ognuno a suo modo possa contribuire, o da cuore a cuore, anche parlando. E mentre tutti quelli della mia via, quando mi vedevano, mi dicevano: oh, come mi fai ridere! Adesso quando mi vedono hanno paura, perché gli sgridi. Che hanno proprio gli sgridi. Ha buttato quello, raccoglilo! Però penso che sia il momento cioè un momento in cui io non ho più voglia solo di lamentarmi, basta, sono stufa della lamentela. Sto promuovendo l'azione, ecco. Sì, io credo che bisogna pensare che i comportamenti sostenibili, diciamo, sono più fighi degli altri. Bisogna riuscire a far passare questo concetto, cioè che è più glamour, no? Riuscire a fare le cose rispettando l'ambiente in cui viviamo, rispettando gli animali, rispettando anche gli insetti. Qua abbiamo fatto una campagna per non usare il veleno contro le zanzare, no? Per usare dei prodotti naturali. Io uso il sapone moglie adesso. Sono piccole cose, no? Rispetto a un problema così importante, così grosso, che ci coinvolge tutto. Però credo che quello che possiamo fare noi da artisti è quello di rendere questi comportamenti più fighi, più belli, no? In modo tale che uno non li faccia con un senso di pesantezza o mamma mia, adesso devo fare una doccia in meno, poi tutto di più, ma allora, ma che è più bello, no? Riuscire a risparmiare l'acqua, oppure a usare l'acqua del rubinetto, oppure a rispettare. Cercare di rispettare per quanto possibile le specie animali, eccetera. Cioè devono essere tutti comportamenti premiati da un... perché noi, la nostra specie è una specie di emulatori, no? Noi emuliamo dei modelli, no? Se i modelli sono pessimi, cioè se il modello è Gomorra, allora siamo fregati, ma se i modelli, quelli interessanti, sono più, vanno in questa direzione, forse le persone aderiscono di più. E insomma, poi anche nelle dobbiamo scuole cercare adesso di rendere questi comportamenti il più di moda possibile. E poi far crescere dei figli consapevoli di questa cosa, perché noi non siamo stati pochissimo consapevoli, no. No, cioè io sono cresciuta dove si fumava al cinema. Anche lui. Anche a teatro si fumava. No, a teatro e bar, per dire, ecco. Ma certo, poi
Il problema che nessuno dice, perché è scorretto dirlo, è quello della sovrappopolazione. Cioè noi in realtà inquiniamo molto di meno, ma come siamo molti di più, no? Complessivamente produciamo più CO2, no? Distruggiamo di più. Se pensiamo agli anni 70, agli anni 80, dove c'era meno consapevolezza, però c'erano anche meno persone. C'erano magari più emissioni, ma il risultato globale era inferiore. Quindi noi dobbiamo tener conto del dato della sovrappopolazione, che ci costringe a essere molto, 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 come dice Greta Thunberg, molto più radicali di quello che potevamo essere 40 anni fa. Abbiamo un figlio nero, un figlio piccolo che è adottato l'abbiamo adottato. Adesso non c'è. Adesso non c'è, ha 3 anni e mezzo, adesso ne ha 14, e abbiamo anche 2 figli naturali più grandi. Per cui proprio a me sembra, mi sembra normale trovare, cioè mi sembra normale essere uniti nelle diversità. Non mi sembra normale, no, ad esempio, lui ha scritto un libro che peraltro ha vinto anche un premio molto importante, è stato il premio Robinson quest'anno, il premio di Repubblica, dove raccontava la storia di questa marocchina. E il motivo per cui lui ha scritto questo romanzo, parlane tu, no? Era proprio perché... Sì, era perché dopo l'attentato di Charlie Hebdo, soprattutto quello, perché colpiva degli artisti, e quindi io mi sono sentito colpito, no? Mi era venuta quasi una forma di risentimento contro il mondo, contro il mondo islamico. Invece, questa situazione è difficile. Invece ho pensato che avrei dovuto scrivere un personaggio islamico, e l'ho scritto. E devo dire che i lettori italiani l'hanno molto apprezzato. Cioè, ho vinto questo premio Robinson di Repubblica, non me l'aspettavo, no? Vuol dire che questo modo d'approccio, cioè di entrare usando proprio il sistema teatrale, noi siamo persone di teatro, io ho scritto tante cose per il teatro, di immedesimarci nell'altro aiuta, no, a capire che la diversità umana è una ricchezza, naturalmente è una ricchezza anche la diversità animale. Il fatto che scompaiano così tante specie è una cosa che non bisogna pensarci, perché fa male al cuore, no? E qui veramente non si sa cosa fare per riuscire a intervenire. Comunque sulla diversità umana possiamo intervenire anche con i nostri comportamenti, trovando i punti in comune, non i punti di frazione. Certo, no? Quello che sta succedendo in questi giorni tra palestinesi e Israele è schizofrenico, no? Dopo che abbiamo fatto l'ira di Dio per salvare la vita di un novantenne malato, trovando il vaccino, vaccinandolo, salvandolo, dandogli ancora quei 4 mesi di vita che si merita, no? Si ammazzano così perché uno non è d'accordo che la capitale, l'altro vuole... Ecco, lì, cioè, è difficile riuscire a... Da questo punto di vista, sì. A sentirsi ad appartenere, sì. Cioè, sia la stessa... Cioè, lì si viene da incazzarsi. Sì, perché la guerra deve diventare un tabù, non possiamo più pensarci come soluzione dei problemi. Deve diventare un tabù, come è diventato un tabù in sé. Deve diventare un tabù la guerra, dobbiamo lavorare in questa direzione. Quando scoppiano queste cose, poi durante una pandemia veramente uno dice, vabbè, allora, bandiera bianca, no? va bene. E adesso noi facciamo un saluto a tutti quelli che ci stanno guardando e buona biodiversità, si può dire. Rispettiamo la biodiversità, grazie di averci ascoltato. Ciao. Sono Giobbe Goatta.
nel borgo i miei omaggi, e siamo parte della soluzione. Mi fa venire in mente un vecchio adagio di quando ero più giovane, che diceva che se non fai parte della soluzione, fai parte del problema. Quindi essere parte della soluzione non è una possibilità tra tante, è una possibilità tra due, o essere parte o non esserlo, e quindi essere parte del problema. E il come è semplice relativamente, nel senso, potrebbe esserlo personalmente, individualmente è semplice. Cioè, basta tenere e applicare una serie di ragionamenti sani dal punto di vista ambientale. Non dico che chi non sia sano chi non applica questo sistema, ma dal punto di vista ambientale meccanismi semplici, che sono quelli più banali, cioè evitare di buttare, che ne so, le cicche in spiaggia. Sto fumando e mi viene in mente sto fatto. Fare la raccolta differenziata, che è veramente il minimo sindacale. Insomma, mangiare meno carne, mangiare più verdura, ma soprattutto quello che a me piacerebbe che succedesse. Non è tanto, anche ovviamente, il fatto di mettere, di applicarsi personalmente a fare certe cose, ma soprattutto di applicarsi personalmente a imparare certe cose, cioè a chiedersi il perché di certe cose, a cercare di capire i meccanismi che regolano il motivo per cui noi siamo in queste condizioni. Quando qualcuno di voi saprà che, insomma, io mi aggiro spesso per il terzo mondo, e quando sono in Italia cerco anche di raccogliere fondi per progetti che abbiamo altrove. E quando la gente con grande generosità offre il proprio denaro, io dico sempre: fatemi un piacere, mi volete dare 20 euro? Io sono contento, perché con questi euro si possono fare certe cose. Però piuttosto datemene 10 di euro, la metà, e con l'altra metà però compratevi un libro di storia, perché se no continuiamo a mettere le toppe senza sapere qual è la macchina che fa il buco. E allora probabilmente sarebbe più interessante andare a frenare la macchina che fa i buchi, piuttosto che mettere le toppe. Le persone, io credo che al momento siano già molto coinvolte, nel senso che è un problema che comincia a diventare talmente evidente, talmente visivo, che le persone se ne stanno accorgendo da sole che è un problema. E quello che io continuo a pensare è che non è tanto che la gente non sappia che stiamo affrontando, cercando di affrontare questo problema, ma la gente non sa come poterlo fare. E quindi il coinvolgimento delle persone è un coinvolgimento che deve essere necessariamente attivo, che deve cominciare da un'educazione alla sostenibilità, che deve cominciare da piccolo. Come in tutte le cose, se uno comincia a impararle e a digerirle e a masticarle fin da piccolo, certi argomenti o certe problematiche o certi modi di vivere, semplicemente, tutto ovviamente diventa più facile. Certo, convincere mio nonno a cambiare un'abitudine diventa complicata, ma insegnare a un bambino un comportamento etico nei confronti dell'ambiente mi sembra molto più semplice. Io, quando ero piccolo, mio nonno
non mi è venuto in mente pensando a mio nonno, mi portava a caccia, era un cacciatore e mi portava a caccia. E io ricordo di aver sparato qualche volta agli uccellini. E una volta, me lo ricordo, ne ho pure colpito uno. Devo dire che è un ricordo che non è facile togliersi di mente. Questo lo dico perché in quella circostanza io devo dire che istintivamente non ero d'accordo con l'etica, in quella circostanza, con l'etica di mio nonno. Non sempre per i bambini è così, nel senso che l'esempio degli adulti di solito è un esempio che viene seguito, che viene in qualche modo ammirato, quindi è generazionale, come tutte le cose, è generazionale. C'è un problema in più, che noi non abbiamo tanto tempo, questo sì, per cui non so se una generazione, il tempo che intercorre tra una generazione e l'altra sarà sufficiente a risolvere un problema che, se non risolviamo, diventa insolubile. La bellezza della biodiversità è funzionale alla vita stessa. Quindi la vita, per esistere, ha bisogno della vita. E per cui la biodiversità è una catena che riesce a risolvere da sola tutti i problemi di equilibrio. E man mano che noi andiamo distruggendo la biodiversità, io giusto ieri ho visto un documentario di Attenborough che ha 93 anni e dichiarava che quando è nato lui, cioè 93 anni fa, quasi il 70% del territorio mondiale era selvaggio. A 93 anni, cioè quando ha fatto il documentario, 93 anni dopo, il territorio selvaggio di questo pianeta è ridotto al 30%. Quindi, insomma, stiamo mettendo in discussione non la bellezza della biodiversità, ma la funzione stessa della biodiversità. Detto questo, entriamo nell'aspetto invece della bellezza in assoluto. Cioè, facciamo finta che non serva dal punto di vista pratico, ma tu vuoi mettere quanto è bello dal punto di vista estetico. Per cui serve per forza che questa biodiversità e queste diversità debbano avere, al contrario, un'omologazione che è sfrenata e continua, debbano avere necessariamente una funzione per essere riconosciute bellissime, culturali. Io ho girato, ho passato la gran parte della mia vita a girare il mondo, e non soltanto per motivi, come dire, etici, ma per motivi proprio personali, con motivazioni che mi portavano in certi posti soltanto per poter incontrare certe persone, per poter vedere certi panorami, solo per questo. Poi, grazie anche a questo, ho preso coscienza e consapevolezza di una serie di situazioni che ci sono in questo pianeta che dovrebbero essere curate. Tra queste situazioni che dovrebbero essere curate, non perché si sono ammalate, ma perché le abbiamo ammalate, c'è il problema della biodiversità che sta morendo. E questo, insisto, non è soltanto la perdita di una cartolina meravigliosa, ma è la perdita della vita, che diventa molto più complicato. Siamo parte della soluzione. Sì, siamo parte della soluzione, questo ve lo dico con tutto il cuore, anche perché se così non fosse, come vi ho già detto, saremmo parte del problema. Ciao a tutti.